dentro parrocchi e dentro gli oratori. Ed è la situazione attuale. Molto bello pensare che come nel corso dei secoli sia avvenuto questo incontro. All'inizio era uno scontro e poi diventa invece un ritrovarsi sugli ideali e comuni. Grazie Don Gabriele Manterini. A proposito, ho parlato di santi contemporanei, dottore, abbiamo ricordato San Giovanni Paolo II, amante dello sport, del teatro e della montagna in particolar modo, quindi anche i nostri papi e santi ci ricordano che la Chiesa e lo sport sono un binomio di innalzare il cuore allo spirito, forse, giusto? Sì, non occorre ricordarlo perché fa partire un po' alla memoria storica di ciascuno di noi, però il momento dell'elezione, siamo alla fine degli anni 70 del secolo scorso, di Giovanni Paolo II, ha proposto a tutto il mondo e alla Chiesa anche, no, una figura di Papa ben diversa dai predecessori. Ecco, difatti, i papi sportivi è un po' difficile trovarli, anche se in realtà un precedente c'è, perché è Pio XI, Achille Ratti, milanese, era un scalatore provetto e alcune vie anche sulle Alpi sono proprio dedicate a lui. Però ecco, diciamo che è l'esempio più grande, ecco, di essere riusciti a coniugare la pratica dello sport con quella che è una fede intensa e profonda, la troviamo proprio in una concezione dell'uomo che andrebbe approfondita sempre di più, e la troviamo proprio nella figura di Carlo Wojtyła e Giovanni Paolo II. Grazie Don Gabriele, adesso invece la possiamo anche lasciare, adesso invece è il momento di parlare di solidarietà. Intanto voglio ricordare che siamo in onda sulle varie piattaforme digitali e anche sull'emittente televisiva bresciana Più Valli TV, e poi volevo anche ricordare che siamo nella sede di Valtonta Storica, perché abbiamo dovuto variare la location a seguito delle disposizioni, dei regolamenti anti-Covid. Territorio, tradizioni, caccia e anche solidarietà, e sta facendo una raccolta di sottoscrizioni, quindi chiamo qua con me il saluto e la spiegazione di tutto Roberta Baldussi, che ci parla di questa sottoscrizione a favore dell'oncologia degli hospital del civile cittadino. Buongiorno a tutti, come ringrazio Sergio per l'opportunità di parlare ancora una volta di solidarietà, che è un tema che il Comitato Prima Fiera Caccia non ha fatto mancare e quindi ha organizzato indetto con il patrocinio di Ospedali Civili di Brescia una raccolta fondi, una sottoscrizione a premi, il cui ricavato appunto sarà devoluto al Day Hospital Oncologia Ospedali Civili di Brescia per far fronte ad alcune loro necessità. Ringraziamo alcune associazioni di volontariato che ci danno una mano nella diffusione della sottoscrizione, in particolare l'associazione di volontariato La Pieve d'Inzino, i volontari ambulanza di Villa Carcina e la protezione civile di Gardone Valtrompia. Ringraziamo sin da ora anche la Modul Grafica Caldera di Lumezzane, che si è occupata della stampa e della fornitura dei biglietti, e ovviamente ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare alla sottoscrizione, sottoscrivere quindi i biglietti per il cui ricavato appunto andrà agli ospedali civili di Brescia. Chiamo a parlarci un attimino della protezione civile di Gardone Valtrompia, associazione neonata, il signor Daniele Poli, che è uno dei suoi rappresentanti. Prego Daniele. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Io presento la Protezione Civile di Gardone Valtrompia, l'organizzazione di volontariato di Protezione Civile di Gardone Valtrompia. Siamo nati quasi, non diciamo per scherzo, ma diciamo quasi per necessità, il 23 di giugno. Abbiamo fatto l'atto il 23 giugno e questa cosa è nata dall'esigenza sul territorio in occasione dell'attività presso l'ospedale di Gardone Valtrompia per assistenza ai tamponi e per la distribuzione di ovetti Kinder a tutti i bambini della valle. Siamo nati così perché
perché ci siamo trovati in un gruppo e abbiamo detto facciamo qualcosa per Gardone, la protezione civile che qua non esiste ancora, e allora ho detto cominciamo e siamo partiti. E piano piano adesso siamo in iter e dobbiamo entro il mese prossimo essere regolarmente iscritti nel registro della protezione civile regionale, in quanto stiamo terminando il corso base e praticamente siamo tuttora operativi per operazioni di volontariato, sensazione di volontariato a livello comunale, ma operativi su tutto il territorio nazionale. E entro questo, come ha detto prima Baldussi, stiamo collaborando insieme alla Pieve e alla sezione ambulante di Villa Carcina per la vendita dei biglietti per il Day Hospital Onconatologico di Gardone Valtrombe e di Brescia, scusate, e proprio perché, vista questa solidarietà e esigenza di questo reparto, di questo ospedale, questo primario obiettivo è aiutare la gente, noi siamo nati per questo, perciò cerchiamo di, in tutti i campi dove possiamo, darci da fare. Questo vedremo, purtroppo il futuro sembra non ci riservi delle sorprese serene, e in questo modo noi dovremo dimostrare la nostra dedizione a darci da fare anche con questa storia del Covid. Io direi che ho finito. Grazie Daniele, e vorrei ricordare anche che eri accompagnato da un'altra collaboratrice, Sabrina, un'altra volontaria, Sabrina Menzi. Ringraziamo, grazie infinite e buon lavoro a tutti quanti. E l'ultima cosa che vorrei ricordare è che potete trovare tutti i dettagli della sottoscrizione, compreso l'elenco dei premi, sul periodico Il Valtrompia, Giornale della Valtrompia, sui nostri siti www.valtrompia7 e www.fieracaccia-valtrompia, sul gruppo Facebook Eventi La Bella Valtrompia. L'estrazione finale avverrà venerdì 18 dicembre presso l'oratorio di Gardone Valtrompia. Grazie a tutti. E adesso, dopo la parte di solidarietà, andiamo a dare approfondimento al convegno di quest'oggi. Chiamo Armando Signorini, che dovrebbe concedere appunto uno spazio dedicato agli sportivi, visto che adesso è il tema dello sport quello protagonista. Io torno tra poco con la parte politica. Prego. Benissimo, entriamo nel vivo della manifestazione, iniziamo a parlare di sport e di associazioni sportive. Valle Trompia è una valle ricca di associazioni, l'associazionismo è una cosa molto sentita e partecipata, tantissime sono le società sportive, e non solo calcio ma tanti altri sport, e noi in questa manifestazione abbiamo cercato di invitare qualche società saretina ma anche del territorio per sviluppare questa tematica. Sport vuol dire aggregazione, vuol dire educazione, è un sentimento in cui viene inculcato ai ragazzi fin dalla giovane età. E io adesso partirei con la prima associazione, la polisportiva Ponte Zanano, col vicepresidente Osvaldo Guarini. Ringrazio signorini, ringrazio io. Gli organizzatori che ci consentono di parlare della nostra società, raccontare un po' le vicende in breve. Siamo nati nel 1973, siamo nati in un periodo in cui c'erano le domeniche bloccate, il traffico fermo, blocco dei campionati, vi ricordate, era l'austerity. E qui ci sono anche non tanto giovani che si ricorderanno, ecco. In quel periodo la polisportiva nacque e si sviluppò lo stesso, anche se ci furono le domeniche a piedi. L'austerity con i campionati, però noi proseguimmo. Ora come allora, con l'emergenza sanitaria, non blocchiamo niente neanche quest'anno. Le ordinanze che ci sono state ci consentono di fare gli allenamenti, proseguiremo le attività
nostre sono incentrate sulla FIGC, abbiamo una seconda categoria, settore giovanile completo, dai giovanissimi agli esordienti, agli juniores, abbiamo poi un settore importante della pallavolo, prima divisione, terza divisione, tutto il settore giovanile, abbiamo poi le iscrizioni al CSI, ARCI, ASPI, WISP, quindi una gamma completa di attività sportive. Utilizziamo gli impianti dell'oratorio, abbiamo fatto il sintetico, senza contributo regionale, senza contributo comunale, 120.000 euro, di cui 20.000 euro sborsati dalla nostra società. Utilizziamo gli impianti dell'USCS, i quali siamo cofondatori. Nel 1992 io ero vicepresidente, fondando questa società, attualmente la sosteniamo, riteniamo che sia una disciplina importante, un'attività importante di associazione del Comune di Sarezza. È stata un'idea geniale, tanti comuni cercano di emularci, di chiedere come facciamo, noi sosteniamo questa attività. All'interno del nostro gruppo abbiamo svolto anche importanti e significativi riferimenti all'attività per i disabili e abbiamo anche avuto la possibilità di accedere anche ai contributi per poter svolgere questa attività. Ecco, basta. Grazie. Ecco, vorrei accennare anche al un progetto che è stato terminato diciamo l'altro ieri, il nuovo campo in erba sintetica, e questo per ricordare anche Don Giuseppe Belussi che l'ha voluto fortemente. Sì, in effetti l'idea è partita qualche anno fa, vedevamo i nostri ragazzi che avevano difficoltà a svolgere le loro attività e quindi Don Giuseppe Belussi e la Polisportiva hanno ritenuto importante affrontare questo progetto. Siamo riusciti a realizzarlo in tempi abbastanza stretti, a maggio c'è stato il collaudo, è un'importante opera, è un sintetico di ultima generazione, ci è costato 130.000 euro. Alla fine completa veramente una realizzazione di impianti sportivi all'interno del nostro paese, della nostra zona, del nostro territorio. Ecco, riteniamo che questo sia un esempio da imitare anche in altre realtà, so che tanti oratori l'hanno fatto e che dovrebbero essere un esempio anche per altri oratori. Grazie Osvaldo, passiamo alla seconda SD. La Saretino Paolo VI che abbiamo qua, Mimmo Zanetti. Eccomi. Grazie. AC Saretino è una società sportiva che 15 anni fa circa nasce all'oratorio di Sarezzo, rifacendosi a quanto ha detto prima Don Gabriele, chiaramente non serve risottolineare la funzione di un oratorio e tutto quello che gira intorno a questa struttura. Noi da appunto 15 anni più o meno abbiamo questa società sportiva, facciamo calcio in particolare con i bambini, senza fare la storia, parliamo di oggi abbiamo un centinaio di bambini che vanno dai 5 anni, perché i primi più piccoli del 2015 fino ai bambini di 12 anni del 2008, abbiamo una serie di squadre che fanno
chiaramente dai primi calci fino agli esordienti. La storia della società passa appunto attraverso anni in cui si faceva qualche squadra di ragazzi un po' più grandi, un po' meno, e ci siamo orientati grazie anche a un collegamento con altre società del territorio come Ponte Zanano piuttosto che gli amici del Val Trompia. Ci siamo orientati appunto a questa fascia di bambini che sono i propri piccoli, quindi dai primi calci fino agli esordienti. Anche noi, come ci ha detto Osvaldo del Ponte Zanano, negli anni scorsi, 3 anni fa, abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo realizzato un intervento sul campo oratoriale, abbiamo realizzato un campo sintetico grazie all'aiuto di alcune aziende della zona. Siamo riusciti a accedere a un mutuo decennale e con impegno cerchiamo di portare avanti questa attività. Purtroppo anche noi soffriamo, in particolare quest'anno, stiamo cercando di proseguire comunque l'attività rispetto alle logiche che diceva l'amico Osvaldo, per strutture che gestiscono adulti noi abbiamo una criticità in più, che è quella di confrontarci non con gli atleti ma con i genitori e gli atleti, quindi in alcuni casi ci può essere la paura del genitore, in altri il supporto che diamo noi ai genitori nel fare comunque divertire i ragazzi in questo momento, e facciamo il possibile, ecco, questo è un po' il nostro obiettivo. Ringrazio Mimmo Zanetti per le belle parole sprecate e anche per il fatto che ha puntualizzato i giovani, i ragazzi. I ragazzi veramente si avvicinano allo sport senza chiamarli, diciamo, e imparano a, innanzitutto, l'educazione, il rispetto degli altri e a vivere insieme. Ringraziamo Mimmo Zanetti. Grazie a voi. E affrontiamo con altre associazioni il problema della disabilità e lo sport. Queste associazioni svolgono un'attività di solidarietà verso le persone svantaggiate e con tantissima soddisfazione per loro e per i ragazzi che seguono. Io partirei adesso con l'associazione Happy Handy Day del presidente Guido Sandrini, se sono presenti, se sono arrivati. Niente, attendiamo il presidente dell'Happy Handy Day e passiamo alla SD Villa Carcina Athletic Club del presidente avvocato Andrea Boroni. È un'associazione che c'è dal 1990, ma proprio la presidenza di Andrea Boroni ha dato uno slancio a questa attività, a questa associazione. Sentiamo le sue parole. Innanzitutto un ringraziamento a Armando Signorini e a tutti coloro che sono presenti, perché stare qui tra voi a parlare di persone che io chiamo speciali, che possono riuscire a fare qualunque cosa e ottenere qualunque risultato come persone normodotate, e anche di più. Infatti qui tra noi oggi abbiamo voluto portare la nostra punta di diamante, che è Nicola Rocca, che ha vinto 4 campionati italiani, è riuscito un paio di settimane fa a battere il record nazionale sul miglio, sulla distanza di un miglio in pista a Pioltello.
stiamo cercando di evolvere la squadra. La squadra è partita con pochi elementi, eravamo iscritti solamente alla FIDAL, FIDAL che significa attività per bimbi, nulla togliere a loro ovviamente, perché è veramente fantastico allenare i bambini, e una soddisfazione. Però abbiamo voluto insieme ad Antonella Saiani, Massimo Casana, rispettivamente vicepresidente della squadra e segretario tesoriere sempre della medesima, abbiamo voluto cercare di dare qualcosa di più. Dare qualcosa di più cosa vuol dire? Vuol dire dare la possibilità a tutti di poter competere con i propri mezzi. Io ho fatto il corso da allenatore per la squadra per cercare di aiutare. Ho fatto il corso da allenatore FISPES significa persone con disabilità fisica, e da lì siamo partiti e abbiamo ottenuto 2 anni fa un bellissimo risultato con Nicola e anche altri ragazzi, portando 7 ragazzi a ottenere il campionato, a diventare campioni italiani, e a Jesolo con Nicola siamo riusciti ad ottenere due vittorie nello stesso giorno sugli 800 e 1500, e da lì siamo partiti. Adesso vogliamo creare un corso per attività paralimpica per bambini specifica, e poi l'anno prossimo, sarebbe stato quest'anno, abbiamo avuto la possibilità di organizzare il campionato italiano assoluto paralimpico qui in Valle Trompia a Concesio, e quest'anno lo rifaremo nella stessa data. Ovviamente per problemi Covid non abbiamo potuto farlo l'anno scorso per ovvi motivi, però insomma quest'anno saremo più forti di prima, ci stiamo organizzando, stiamo cercando di crescere, e ovviamente questo Covid ha imposto a tutti un cambiamento, sia dal punto di vista dell'atletica sia dal punto di vista sociale. Le cose non torneranno più come prima, bene, bisogna adattarsi. E questa è un po' l'idea che abbiamo voluto fare noi. Io però 2 parole le lascerei dire anche al nostro atleta, perché fondamentalmente diciamo che la squadra è cambiata, ma è cambiata sì, le persone, io posso allenarle, ma però le gambe sono le loro, perciò è giusto che provino anche loro a dire le emozioni del correre e dell'arrivare in fondo primi. Io ho un'emozione nel vederli, ma loro ho un'emozione nell'alzare le mani davanti a tutti e dire: io sono arrivato prima e tutta la mia fatica è coronata da un sogno. Tutto qui. Sentiamo allora l'atleta Nicola Rocca. Grazie dell'invito a tutti qui presenti e anche al mio presidente allenatore, per me, che mi ha portato qua, che mi porta in giro per tutte le gare che faccio e svolgo. Niente, sono un atleta da 5-6 anni più o meno. Ho cominciato troppo la mia vecchiaia, diciamo, perché l'età ormai avanza anche per me. Però mi sono messo in gioco per un sogno, o perché purtroppo la vita cambia in un momento, nell'ammalarsi mia moglie, per sfogare tutta la rabbia e tutto il dolore mi sono messo a correre. Dopo conoscevo il qui presente Andrea come amico e tutto, e ho cominciato con lui. Così è nata, così diciamo, e niente, mi sto tirando via dei sassolini, dei bei, tutto lo faccio per mia moglie purtroppo, perché si è ammalata, è una situazione un po' così, e spero di riuscire almeno a portarla anche lei con l'handicap che ha, poterla magari portare con me in gara, spingerla e niente. Comunque sono emozionato, vi ringrazio ancora, grazie di tutto per l'invito e niente, speriamo che il sogno che vogliamo fare riusciamo, sperando anche con questo Covid che c'è, vediamo, noi ce la metteremo tutta e vediamo. Intanto vi ringrazio davvero con tutto il cuore, grazie a tutti e al mio presidente. È il comitato del Territorio Tradizioni Caccia che ringrazia voi per tutto quello che fate e anche per i risultati raggiunti. Complimenti, grazie, veramente, grazie, e bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie mille. Di nuovo grazie. Buongiorno. Adesso avremo un intervento di
due specialisti in scienze motorie preventive adattate. Ci parleranno dell'Olympic Day. Sono dottor Carlo Salvi e dottor Bona Simone. Buongiorno, grazie a tutti per l'invito. Siamo qui per completezza, per parlare dello sport e disabilità in Italia. Come hanno parlato i nostri colleghi prima dell'atletica di Villa Carcina, loro si occupano principalmente di attività per menomazioni principalmente fisiche. Quello che fa Special Olympics Italia invece, e Special Olympics in generale nel mondo, tratta principalmente di disabilità cognitive e intellettive. Special Olympics è un'associazione nata negli Stati Uniti d'America negli anni 60. La fondatrice è Eunice Kennedy, che è una delle due sorelle del presidente Kennedy, il famoso presidente Kennedy. In Italia è presente fino dagli anni 80-90. E per fare alcuni numeri, al 2018 di Special Olympics, più di 6 milioni di atleti nel mondo, più di 1 milione di volontari che competono ogni anno in più di 100.000 eventi nel mondo, tra cui le Olimpiadi di Special Olympics. C'è da dire che Special Olympics, dopo il CIO, che è il Comitato Italiano, il Comitato Internazionale Olimpico, e il CIP, che è il Comitato Internazionale Paralimpico, è l'unica associazione al mondo che può prendere il termine Olimpiadi, oltre questi due. E, per quanto riguarda le Special Olympics in sé, la differenza per quanto riguarda il CIP e Special Olympics è una differenza filosofica, uno stile di competizioni diverse, in quanto il CIP si occupa principalmente di gare vere e proprie, mentre Special Olympics dà una possibilità a tutti di partecipare a eventi e cerca di creare un'inclusione sociale massima, in quanto premia tutti, sia chi partecipa, chi vince, chi perde, non importa, la premiazione va a tutti. Per quanto riguarda le attività principali di Special Olympics, passo la parola al mio collega Simone Bona, che ci parlerà un pochettino dell'attività. Buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito. Come avevamo detto, come ha detto il mio collega, il dottor Carlo Salvi, Special Olympics è proprio un'associazione sportiva vera e propria, perché comprende tutti gli sport che ci sono anche con i normodotati, perché dentro abbiamo il basket, l'atletica, abbiamo il calcio, la ginnastica, abbiamo sci, abbiamo canottaggio e abbiamo anche degli sport, chiamiamoli speciali, adattati proprio per questi ragazzi con queste disabilità. E come potrebbe essere ad esempio una specialità che si chiama Dragon Boat, dove ci sono 9-10 coppie di vogatori su questa barca particolare, proprio a forma di drago, e un timoniere, e le gare si svolgono come una gara di canottaggio, però questa cosa qui, un po' della barca, aiuta anche i ragazzi a aumentare ancora di più l'impegno, perché è proprio una cosa un po' particolare. Abbiamo anche un discorso di basket, di calcio, di sport di squadra unificati, nel senso che ragazzi, atleti, perché sono proprio atleti con disabilità, giocano assieme a dei ragazzi che vengono chiamati partner e sono persone normodotate. Nel basket ci sono 3 atleti con 2 ragazzi partner. Nel calcio abbiamo 6 discipline con 11 atleti, dove ci sono 6 ragazzi, 6 atleti con disabilità e 5 ragazzi partner. Poi abbiamo il calcio 7, abbiamo il calcio 5. Però la cosa bella di Special Olympics è che proprio dà questa possibilità ai ragazzi anche di giocare insieme a dei ragazzi normodotati, proprio per la questione dell'inclusione. E infatti questo aiuta proprio il ragazzo a entrare meglio dentro alla società, proprio anche con questi sport come il calcio, il basket unificati, oppure l'atletica, perché ad esempio nell'atletica abbiamo specialità come la carrozzina elettrica, la gara di velocità di carrozzina elettrica o di carrozzina spinta,
o il lancio della pallina da tennis o addirittura il lancio del peso. Quindi abbiamo proprio una varietà di attività e di specialità molto molto ampie. E tutto, grazie mille intanto e grazie ancora per l'invito. Ringrazio io. Oggi abbiamo imparato molto, molto di sport e disabilità. Ci siamo accorti che ci sono persone veramente grandi, persone che si impegnano in questo campo. Adesso passiamo alle Olimpiadi per i disabili. Noi abbiamo una società in Valtrompia che organizza da 20 anni le Olimpiadi per i disabili, e svolgendo attività di solidarietà verso le persone svantaggiate. Io passerei la parola al sindaco Donatella Otelli, che fa parte dell'Happy Handy Day. Lapsus, scusa, Donatella Ongaro, membro dell'associazione Happy Handy Day, che ci descriverà le attività di questa associazione e poi farà una chiusura generale sul mondo della disabilità. Certo, molto volentieri. Allora, l'associazione Happy Handy Day è un'associazione che nasce nel 2000 grazie all'impegno, alla forza di volontà, alla grinta di Guido Sandrini, che attualmente è anche il presidente. È una persona disabile, ma ha un entusiasmo davvero contagioso, ha una determinazione, una voglia di fare incredibile. Lui si poneva da tempo il problema, la voglia di fare qualcosa per far divertire, per creare dei momenti così di divertimento e per passare insieme ad i ragazzi disabili. Quindi ha creato queste che sono le Olimpiadi dei Disabili, che si svolgono ogni anno in Valtrompia dal 2000, tra i mesi di maggio e di giugno. Comprendono una serie di eventi che si succedono in varie serate e si concludono normalmente alla domenica proprio con le Olimpiadi dei Disabili, dove tanti ragazzi, siamo arrivati ancora ad averne anche 150, dove tanti ragazzi si sfidano in quelle che sono delle gare che possono essere alla loro portata: braccio di ferro, forza 4, la corsa delle carrozzine e quant'altro. E il bello di questa iniziativa è che si è creata e sorta un'associazione che conta davvero tanti volontari, e ci sono tante le persone che nei momenti in cui si svolge questa iniziativa danno una mano per svolgere le varie attività che sono correlate. L'associazione si occupa anche durante l'anno del trasporto di ragazzi disabili, collabora con l'amministrazione comunale e garantisce il trasporto di tante persone disabili. Guido Sandrini è il perno dell'associazione, è lui che fa da stimolo e così fa tenere voglia anche alle altre persone di impegnarsi in questo settore. Però mi piacerebbe anche ricordare un'altra cosa, una persona di Sarezzo, che secondo me è un esempio fondamentale, un esempio molto positivo. Abbiamo l'onore a Sarezzo di avere un'atleta e campionessa parolimpica di biathlon e di tiro a segno parolimpico. È la nostra Pamela Novaglio, che ha collezionato numerosi successi partecipando a competizioni a livello internazionale e alle Paralimpiadi. Nel 96 Pamela Novaglio, a seguito di una brutta caduta, un grave incidente sciistico durante una discesa di slalom, aveva riportato una paralisi al braccio sinistro. Dopo alcuni anni Pamela, con grande volontà, ha deciso di avviarsi allo sport paralimpico, classificandosi sul podio spesso sia in competizioni internazionali che nelle Paralimpiadi. In particolare, lo scorso anno nei campionati mondiali a Sydney, in squadra con Andrea Liverani, si è aggiudicata la medaglia d'oro e il record del mondo nella specialità di tiro a segno carabina da 10 metri. Lei, secondo me, rappresenta un grande esempio positivo e propositivo. È la dimostrazione di quanto si possa fare quando non si perde la speranza e la voglia di mettersi in gioco. Per Pamela questo si è concretizzato nel non aver abbandonato le sue passioni
e nel continuare a credere e a impegnarsi con tenacia, con determinazione e con passione. È la dimostrazione di quanto si possa riuscire a fare davvero quando non si perde la speranza. E quindi ci tenevo a ricordarla, perché noi, per noi a Sarezzo è comunque davvero l'onore di aver dato i Natali a questa ragazza. E concludo dicendo che i vantaggi di praticare sport per le persone disabili e in generale anche per le persone normodotate sono davvero numerose, come sono state elencate ampiamente da chi mi ha preceduto. Però mi piace tornare a sottolineare quello che è l'aspetto educativo. Lo sport che insegna a dare il massimo, insegna a divertirsi anche quando non va tutto bene, insegna ad aiutarsi e a non perdere mai la fiducia in se stessi, ad affrontare le delusioni di una sconfitta e stimola a mettere in campo tutte le energie per raggiungere quelli che sono gli obiettivi. È uno degli strumenti sicuramente utili e indispensabili per combattere quelli che sono i propri limiti e per valorizzare le differenze come risorse. E quindi credo che proprio è evidente che noi come amministratori e le istituzioni a vari livelli dobbiamo fare tutto quello proprio che è possibile per promuovere e sostenere lo sport e le attività sportive, e facilitando la diffusione e facendo il possibile perché tutte le persone, anche quelle che hanno qualche difficoltà, abbiano la possibilità di accedere e di praticarlo insieme a tutti gli altri, naturalmente. Grazie al sindaco di Sarezzo, Donatella Ongaro, che appunto ha dato anche il racconto di un appuntamento così importante come la disabilità al centro dell'attenzione della Val Trompia, e Sarezzo in questo ha il vanto di aver fatto conoscere anche il problema della disabilità, ma la bellezza poi della coniugazione con lo sport e quindi con il benessere psicofisico delle persone. Sport, territorio, disabilità, territorio, tradizioni, caccia. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo per la sua presenza e la venuta qui in Val Trompia all'assessore allo sport regionale Martina Cambiaghi, che salutiamo e ringraziamo, e naturalmente è in parte a lei il vicepresidente della provincia Galperti, il presidente della comunità montana Massimo Attelli, la sindaco di Sarezzo Donatella Ongaro, che appunto abbiamo conosciuto, e adesso conoscerà altri sindaci, perché torniamo a parlare di sport, territorio e disabilità, e chiamo il sindaco del più piccolo paese della provincia di Brescia, piccolo e importante paese che ospiterà la fine del convegno, della serie di convegni dedicati alla fiera della caccia della Val Trompia, quindi al nostro territorio, Mauro Bertelli, eccolo qua, buongiorno sindaco. Allora, lo sport in quel di Irma. Buongiorno, grazie che hai rimarcato che è il comune più piccolo della provincia di Brescia, assieme a Magasa, perché se c'è qualche magazzino qua in giro magari mi... Io porgo un saluto a tutti, presidente, mio presidente della comunità montana, l'assessore Martina Cambiaghi, sindaco di Sarezzo, la sindaca, Galperti, provincia. Sport, mio piccolo comune di sport, sì, non nuoto né calcio perché abbiamo su un cappettino piccolino, ecco, adesso si parlava col sindaco di Lumezzane di sto bando per calcio e non calcio, forse mi aggrego l'anno prossimo io, perché forse sono arrivato per ultimo. Però il mio problema, il nostro problema dell'Alta Valle, vado a rimarcare a Martina che in giunta in Regione Lombardia con l'amico Rolfi sosterrà, e ne sono sicuro perché ho avuto notizie la settimana scorsa dall'assessore Rolfi, il problema dell'Alta Valle, il bostrico. Parlo di bostrico perché è sport nel mio piccolo comune e negli altri comuni dell'Alta Valle molto praticato, con biciclette adesso, a qualsiasi genere di biciclette, e passeggiate in montagna bellissime. Però questo quadretto che era bellissimo è diventato, prima era verde, adesso è diventato marrone, la malattia del bostrico, che ci sta distruggendo tutte le nostre pinete di abete rosso. Io tutti i giorni sento della gente: ma cosa state facendo? Noi come comunità montana, e ringrazio il mio presidente e tutta la comunità montana e il sindaco dell'Alta Valle, stiamo facendo qualche cosa. Stiamo aspettando Regione Lombardia,
spero anche la provincia, dato di fatto che c'è Galperti, e ne sono sicuro che farà qualche cosa anche lui. Stiamo aspettando a giorni la regione Lombardia che ci dia quel budget, quell'importo di dire potete procedere, abbiamo bisogno essenzialmente di un budget un po' sostanzioso. La comunità montana c'ha già un budget sostanzioso, non a livello di regione, perché siamo piccolini, non siamo a livello di regione Lombardia, e per partire, dato di fatto che siamo in difficoltà le ditte boschive, le aziende boschive del commercio. Io ieri sono andato di nuovo a fare un sopralluogo nelle pinete, dove c'è questo attacco del bostrico, con ditte boschive. Il nostro tecnico della comunità montana, purtroppo bisogna intervenire assolutamente nel modo più veloce che sia possibile, di non aspettare che venga di nuovo là, quella sarebbe la quarta ondata, che diventa la quinta ondata che ci distrugge tutto. Io parlo del mio piccolo comune, che per pareggiare il bilancio ho bisogno del bosco. Ahimè, posso dire due cifre e poi vado a concludere. Io ho 5.000 metri cubi da legname a 5 euro, che potevo prendere 20 euro e ho preso ancora 35 euro al metro cubo. Lo dobbiamo svendere, tutti i comuni Marmentino, Irma, Bovagno, Coglio, Pezzase, dobbiamo svendere il legname a 5 euro. Purtroppo dobbiamo svendere, perché per riuscire a tirarlo fuori dal bosco, per non danneggiare quello che rimarrà, ma rimarrà pochissimo. Io parlo del mio bosco, del comune di Irma, mi rimane pochissimo, andrò in difficoltà sicuramente col bilancio, però io spero che gli enti sovracomunali, da regione, da provincia, comunità montana, si riesca a ottenere in modo più velocemente di risolvere questo problema. Io ho fiducia anche di Martina Cambiaghi, che sosterrà in giunta questo problema, l'avrà già magari sentito da Fabio Rolfi. Ecco, io spero, ecco, dopo andremo anche magari a toccare anche altri comuni che ci diano aiuto. Grazie, bellissimo, io ringrazio il Presidente Signorini e l'amico Piero Gasparini di questa bellissima iniziativa. Faccio i complimenti all'artista di Irma, residente Irma Filippini, che vedrete esposti i suoi quadri, un artista. Noi siamo pieni di artisti a Irma, non solo lui, ma ne abbiamo altri, cito anche Calcari Tiziano, ma abbiamo, ecco, si vede che sono bravi a lavorare. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Sindaco. Mauro, mi stavo spaventando perché hai parlato di biciclette, mi sembrava aver capito monopattini, dico magari a Irma, visto che adesso è la moda dell'anno, è quella di comprare monopattini, va bene. E quando si parla di eccellenze sportive, per chi magari non si occupa di sport, però se si parla della Valtrompia vengono in mente due comuni, Gardone Valtrompia, perché Beretta qua nei suoi fasti del passato ha fatto molto, e poi in quel di Ponte Zanano ha costruito un campo sportivo dopo averlo fatto dove aveva adesso i capannoni, e poi l'altra città importante che io nomino sempre è la Valle Gobbia. La Valgobbia, la città di Lumezzane, perché anche lì, per quanto riguarda lo sport, la passione di gente che lavorava nelle officine 10-12 ore al giorno, anche il sabato, ma guai a toccargli la domenica, dove c'è lo sport. E Lumezzane ci ha insegnato con lo sport anche tante altre cose, non soltanto il calcio, ma il rugby, che è stata una potenza incredibile, e il basket e d'altro ancora. E quindi ci parla un po' del tema dello sport. E poi se parliamo anche di impianti sportivi, Lumezzane in qualche modo è andato molto avanti rispetto ad altri comuni della valle, con il primo cittadino di Lumezzane, che è accompagnato dalla vice sindaco Sonia Peri, il primo cittadino Josef Pacchini. Buongiorno Josef. Allora, Lumezzane protagonista, Lumezzane importante per il mondo dello sport e non solo. Sì, buongiorno a tutti, grazie a chi ha organizzato questo evento e grazie innanzitutto al nostro assessore allo sport in Regione Lombardia, con il quale c'è una buona e ottima collaborazione, oltre a una forte sensibilità per questo mondo, soprattutto nel mondo dello sport. Diceva bene l'amico Sergio, Lumezzane è un'eccellenza sotto tantissimi punti di vista,
siamo in grado di forgiare tutto e siamo in grado di forgiare anche dei grandi campioni nell'ambito dello sport. Parto dal più recente, ma servirebbe una giornata intera per raccontare quanto sport e quanti campioni abbiamo a Lumezzane. Parto dal più recente, che è la vittoria dopo ben 24 anni di un italiano a Indianapolis, che è questo italiano, è Lorenzo Zanetti, nella Superbike. Rimango nel mondo dei motori per citare anche il nostro grandissimo Alessandro Botturi, che per 2 anni consecutivi ha vinto l'Africa Race, che è un po' come la Parigi-Dakar. Tra l'altro l'abbiamo inserito nella candidatura per la Rosa Camuna di Regione Lombardia, doveva esserci la premiazione giovedì, che poi ovviamente a seguito dei nuovi DPCM e delle nuove ordinanze per il momento è stata rinviata, data da destinarsi. Sono molto contento anche del ravvedimento, chiamiamolo così, oppure perché no, passo indietro da parte di Regione Lombardia per quanto riguarda sempre lo sport, soprattutto per gli allenamenti, soprattutto per quelli di squadra che all'inizio erano stati vietati, mentre poi con l'ordinanza nuova che ha cancellato quella precedente gli allenamenti possono svolgersi. Abbiamo anche una campionessa italiana di twirling, che è uno sport minore ma non per questo meno importante, che ha fatto anche i nazionali a Parigi e si è piazzata nelle prime 5. Abbiamo qualsiasi disciplina, abbiamo un'unione delle associazioni sportive lumezzanesi che raggruppa circa 30 società sportive. Abbiamo campioni veramente in tutte le discipline, ne sono nate tra l'altro di recente, proprio in questo anno, 2 nuove, che anche quelle magari sono poco conosciute. Una è lo speed down, che sono, definiamoli così, anche se loro poi mi sgrideranno, dei go-kart senza motore, ma in realtà non sono solo go-kart senza motore. È l'unica società presente qua a Trompia. Poche settimane fa abbiamo proprio avuto il piacere di ospitare una gara alla quale ho partecipato anche per la primissima volta. Mi ero promesso di arrivare ultimo, invece sono arrivato terzo ultimo, e per essere la mia prima gara in quella specialità direi che è andata anche bene. Quindi lo sport a Lumezzane veramente è un'eccellenza del nostro territorio, si investe molto, investiamo molto anche nelle strutture sportive, ne abbiamo di tutti i tipi, abbiamo un bellissimo palazzetto dello sport che in provincia, insieme magari a quello di Brescia, è sicuramente uno dei più belli e più attrezzati per ospitare qualsiasi tipo di gara. Infatti abbiamo ospitato un'amichevole di lusso della pallavolo tra l'Atlantide e Brescia 2 settimane fa, e abbiamo ospitato anche al nostro stadio, sul quale vogliamo fare finalmente, dopo anni, dopo, pensate un po', dall'inaugurazione, il manto del Tullio Saleri non è più stato rifatto. Abbiamo presentato il progetto di Regione Lombardia, che verrà sicuramente finanziato con i contributi, ma poi ve ne parlerà sicuramente l'assessore di competenza. Abbiamo ospitato anche lì un amichevole di lusso recentemente tra Vicenza e Monza. Abbiamo poi il basket, abbiamo qualsiasi realtà. Tra l'altro anche io, ed è la prima volta nella storia di Lumezzane, non ho ceduto la delega allo sport, perché vengo da quel mondo. L'ho tenuta come sindaco, ed è la prima volta che quindi l'assessore allo sport è anche il sindaco a dimostrare quanto sia importante lo sport nella società e a Lumezzane. Lo ritengo veramente fondamentale, e qui chiudo, anche e soprattutto lo paragonerei tranquillamente anche all'istruzione, o quantomeno affiancarlo all'istruzione, perché lo sport insegna dei valori che nella società di oggi servono in maniera incredibile, che sono quei valori di rispetto, di lealtà, di senso di appartenenza ad un gruppo, di lottare e di credere tutti insieme per ottenere un risultato. E in questa società dove tutto sembra dovuto, dove tutto sembra facile, lo sport insegna che per guadagnarsi un successo, per guadagnarsi un trofeo, serve tanto sacrificio e tanto allenamento. Grazie. Grazie Josef, ma poi veramente a Lumezzane c'è stato molto in merito allo sport. Devo dire che bisognerebbe davvero stare qua un giorno, perché ci sono anche le ragazze lì che fanno danza artistica, pattinaggio, ma Lumezzane è stato l'unico per il twirling, le maglioretta, anche da lì iniziamo a farlo, gli esercizi, insomma, il progetto va bene le scuole, che è stato importantissimo, fatto con i vari comuni, per cui sarete protagonisti, in questo caso adesso sono Villa. Va bene. Allora, ci vuole, ne abbiamo parlato anche noi con la cooperativa, quando abbiamo fatto
l'Aquilone di Santa Lucia, abbiamo unito le due, l'Aquilone e la CVL, per parlare di disabilità, quindi tante cose che vengono ricordate. Abbiamo sentito il paese più piccolo e il paese più grande della Valtrompia. Siamo in Valtrompia e salutiamo anche gli amici della Valle Camonica, comunque di più valli TV che seguiranno questa trasmissione e quelli che ci seguono sui social. Un altro paese della Valtrompia, visto che siamo in questo territorio, dove si nota un impegno particolare, una dedizione particolare dedicata allo sport, è il paese che unisce la Valle Trompia con la Valle Sabbia, ossia Lodrino. Ecco che chiamo il sindaco di Lodrino, Bruno Bettinsoli. Buongiorno Bruno, altro paese dove lo sport è molto molto amato, apprezzato, sentito. Vediamo se... ecco, sì, va bene, va bene. Tacchini è un po' più alto. Grazie, no, certamente mi fa con piacere l'opportunità di presentare un flash della mia comunità, perché ovviamente Lodrino certamente fa parte di quei piccoli paesi della valle, media-alta valle, anche se noi siamo un po' in alto e un po' in media, però certamente abbiamo l'onore di essere in una comunità, un territorio straordinario, prima di tutto dal punto di vista naturalistico. Questo lo vogliamo sottolineare, la Valtrompia è anche questo, oltre a essere una grande territorio di lavoro, di impresa e di turismo, per cui noi ci onoriamo di essere. Per cui grazie ovviamente all'associazione che oggi sta continuando questo lavoro importante di confronto, di conoscenza, di presentazione dei nostri territori. E io devo ringraziare ulteriormente, anche perché non è molto che abbiamo fatto proprio presso il nostro centro sportivo una manifestazione non solo importante, perché è stata molto partecipata con presenze autorevoli, ma soprattutto abbiamo parlato della nostra caccia, che certamente siamo in un momento particolare, straordinario, ma anche perché Lodrino, proprio quel giorno lì abbiamo parlato di un argomento del territorio. Voglio qui innanzitutto ringraziare la Regione, i consiglieri regionali, tutti coloro che ci sono prodigati, perché quel giorno lì abbiamo parlato della salvaguardia dei valichi, parlo del mio in questo caso, che in realtà abbiamo proprio avuto una dimostrazione forte e del Consiglio regionale per salvaguardare una proposta fatta dal consigliere Mazzardi, che è presente, ringrazio anche lui, ma perché abbiamo voluto indicare che la politica, quando vuole, sa decidere. Poi probabilmente questo non basterà per salvaguardare un territorio, ma la politica in questa occasione ha dato la sua risposta. Per cui io mi auguro e sicuramente lo auspico che questa scelta straordinaria del Consiglio regionale, non facile, sulla difesa di un territorio per la caccia, sia salvaguardata. Però è chiaro che Lodrino non è solo caccia, ma è certamente, noi avevamo tutto fatto questa nostra manifestazione al nostro centro sportivo. Proprio rapidamente, noi abbiamo un ottimo centro sportivo e la Regione Lombardia ha contribuito in maniera, non solo la Regione, ma in modo particolare la Regione gradualmente a finanziare questa importante opera. Il centro sportivo contiene sia il palazzetto sia il campo 11 sintetico ormai da più di 10 anni, per cui insomma per noi lo sport è straordinariamente importante, non solo per Lodrino, perché Lodrino poi raggruppa in sé anche, soprattutto nel calcio, l'opportunità di più di 150 ragazzi dall'Alta Valle, ma anche dalla parte della Valle Sabbia, proprio perché usufruiscono attraverso la Cilodrino per lo sviluppo di questa attività importante, che ha una tradizione altrettanto importante nella mia comunità. Ma voglio anche sottolineare che non è solo quello, noi abbiamo delle specificità, vorrei sottolineare soprattutto nel karate. Noi da anni abbiamo un gruppo di ragazzi giovani che sono ai livelli nazionali e hanno già vinto più di una volta nelle categorie il campionato italiano. Perché? Perché come tante volte succede nella vita, ci sono degli appassionati straordinari che riescono a
a far crescere all'interno anche di piccole comunità come la nostra delle eccellenze. Poi ovviamente quella per eccellenza maggiore è l'appassionato della montagna, anch'io sono un alpinista di vecchia data, certamente noi disponiamo di arrampicate attrezzate, per cui sentieri naturali, per cui credo che una comunità come assieme agli altri paesi, soprattutto l'Alta Valle, ma non solo, riusciamo a rendere questo territorio gradevole, soprattutto piacevole. Ecco, io non voglio altro che salutare ancora una volta tutta l'organizzazione e ovviamente gli amici Gasparini e tutti gli amici che si sono prodigati, che stanno continuando questo lavoro, ma soprattutto salutare gli ospiti importanti, partire dall'assessore che proprio si occupa di sport, e io sono convinto che appena avremo l'opportunità anche di ospitarla anche nel mio paese, lo faremo volentieri, perché si renderà conto che il territorio lombardo è un territorio ricco, ma soprattutto deve essere mantenuto, e credo che questa è la nostra sfida anche di questi periodi difficili, che certamente non ci dobbiamo limitare, ma anzi dobbiamo lottare ancora di più. Grazie e ringrazio ancora tutti. Grazie a Bruno Bettinsoni, sindaco di Lodrino. Tradizioni di territorio caccia, territorio tradizioni caccia è la fiera itinerante della Valtrompia, ecco che c'è l'igienizzazione di protocollo Covid, ed è questa manifestazione che è andata nei vari comuni. Ringraziamo anche, ma non è potuto presenziare, il sindaco di Marmentino Medaglia, che comunque fa i suoi saluti avendoci ospitato ben due volte nel suo comune. Adesso chiamo il responsabile, direttore responsabile del Valtrompia, tra cui autore e fautore della fiera della caccia, e poi diventata fiera della caccia itinerante, Piero Gasparini. Ecco, grazie. Chiamo con me il dottor Bertoni, dottor Daniele Bertoni. Il nostro itinerario, come molti di voi sanno, come praticamente credo ormai tutti sanno, avendo sempre diffuso tutte le nostre iniziative via social e non solo, si è composto di 12, si compone di questi 12 incontri, di questi 12 interventi, dei quali 6 sono di carattere politico, sanitario, economico, culturale, e gli altri 6 sono di carattere strettamente artigiano, cioè visita diretta nelle aziende. L'abbiamo così suddiviso il nostro. Abbiamo fatto il 5 settembre proprio a Lodrino, ha parlato un attimo fa appunto il sindaco, un convegno che ha avuto un alto indice di gradimento, un convegno che l'abbiamo titolato, che è stato titolato La caccia nella tradizione, custode del territorio, il rapporto fra la caccia, l'uomo e l'ambiente, una tematica molto importante. In collaborazione, in organizzazione con la Fondazione UNA, Uomo Natura Ambiente, il dottor Daniele Bertoni in questo momento rappresenta, non solo in questo momento ovviamente, rappresenta con le sue parole il comitato scientifico, tecnico scientifico, anche lì c'è un comitato tecnico scientifico di questa prestigiosa organizzazione. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Fondazione UNA per la collaborazione che ha dato al nostro circuito rispetto e non solo appunto al convegno di Lodrino, perché quando anche in più di un'occasione ci siamo incontrati col dottor Bertoni, evidentemente molti consigli su come svolgere o non svolgere la fiera, la non fiera, eccetera, sono stati dati e sono stati accolti. Quindi io la ringrazio a nome del nostro comitato e la invito a prendere la parola. Sì, grazie, io farò solo un breve cenno di saluto, innanzitutto di ringraziamento a Piero Gasparini e a tutta l'organizzazione per l'entusiasmo, l'energia che profondono per la nostra valle, per la Valtrompia, a cui siamo ovviamente tutti molto legati, pur rappresentando qua io una fondazione nazionale. La nostra fondazione non perde occasione per trasmettere i valori della caccia, i valori della caccia sostenibile, ossia il cacciatore paladino del territorio. Noi siamo costituiti dal Comitato Nazionale Caccia e Natura, da 3 importanti associazioni venatorie, ma soprattutto interagiamo con importanti organismi universitari quali Milano,
Pollenzo, che vuol dire slow food, Urbino ed altri ancora, Napoli, adesso non voglio dimenticare nessuno. Quello che conta è proprio questo concetto di avvicinare e di valorizzare la parte migliore del mondo della caccia, quella caccia che così facendo è sostenibile, è storia dell'uomo e come tale ha diritto di continuare ad essere esercitata nel migliore dei modi anche in una prospettiva di lungo periodo. Quindi una volta di più oggi il focus è sullo sport, la caccia non è uno sport, la caccia è una passione, la caccia è amore per l'ambiente, però ringrazio comunque le importanti personalità della regione con cui, come forse sapete, collaboriamo con l'assessore Rolfi con il protocollo Selvatici e Buoni. Ringrazio, ripeto, tutti i sindaci, gli organizzatori per averci invitato per un breve cenno di saluto e con questo auguro buon proseguimento dei lavori. Grazie, ma prima un attimo, perché il dottor Bertoni non è solo, fra virgolette, il responsabile della Fondazione Una, ma come credo molti sanno è il direttore generale della più prestigiosa fabbrica mondiale del mondo, la fabbrica d'armi Pietro Beretta. E un piccolo, grande segno di dedizione e di attenzione al nostro territorio, la ditta Beretta con la Protezione Civile di Gardone Valtrompia, una bella sorpresa per la Protezione Civile di Gardone Valtrompia. Prego. Sì, con grande piacere annunciare in questo contesto un ringraziamento alla famiglia Beretta, sempre disposta sul sociale, e tutto, che ci ha messo a disposizione la nostra sede e un magazzino per poter mettere i nostri mezzi e incominciare la nostra avventura come Protezione Civile di Gardone Valtrompia. Grazie ancora a nome di tutto il gruppo e di tutta l'UDV. Dove? Scusa? Presenterò i ringraziamenti alla famiglia Beretta. Va bene. Specifica dove? Dov'è la sede? Presso Beretta 2. Alla Beretta, quindi, 2. Sì, quindi proprio all'ingresso della Beretta 2, dove prima c'era, la sede dei Vigili del Fuoco. Prima c'era un antincendio boschivo. Quindi praticamente anche come dire, una sede prestigiosa, insomma, ecco, sì. Per la Protezione Civile Gardone. Noi siamo contenti, noi come comitato siamo contenti, perché la Protezione Civile di Gardone non è nostra naturalmente, ma tutto sommato, siccome collabora con noi per il Day Hospital Oncologia all'ospedale di Brescia per la raccolta e sostituzione di fondi, con noi è sempre stata presente fin dall'inizio, quindi qualche visibilità ce la siamo data reciprocamente. Quindi grazie a Mauro Giacomelli, presidente della Protezione Civile di Gardone Valtrompia, e al dottor Bertoni. Grazie. Grazie a tutti voi, buona giornata. La parola al nostro Armando Signorini. Grazie Piero. Ritorniamo alle associazioni sportive e altri sport. Qui lasciamo il calcio e parliamo di tennis. Nello specifico il tennis a Bovegno, che è nato negli anni 30 con la costruzione del primo campo da tennis, e dopo si è sviluppato anche con un famoso torneo dedicato alla Ernesto e Carlo della Torre, che ancora oggi si svolge. Chiamo Corrado della Torre per intervenire. Vabbè, anche io mi associo ai saluti di rito all'assessore regionale, al presidente Carzeri, al presidente della comunità montana, a Guido Galperti per la provincia. E noi abbiamo questa coppa che si perpetua praticamente da 55 anni, essendo nata nel 1966. Purtroppo quest'anno non la si è potuta svolgere, o forse non la si è voluta svolgere, perché a mio parere, non certo per scelta della famiglia, non certo per scelta del comune, non certo per scelta degli sponsor, che c'erano praticamente tutti, ma perché i dirigenti del circolo tennistico non se la sono sentita, legittimo. Cioè il 90% delle manifestazioni sportive quest'anno sono saltate per questo motivo. Comunque c'è una continuità ininterrotta dal 1966 su questa coppa prestigiosa, che è un torneo Open nazionale di seconda categoria, quindi ha sempre portato tennisti di alto livello. Per una stagione, grazie anche
all'amico Franco Tanghetti, che è stato presidente per 17 anni del tennis club di Bovegno, quindi questo torneo qui lo conosce bene e ne è stato promotore per una stagione ampia. È stato anche un torneo femminile di categoria A, e possiamo dire con orgoglio che sui nostri campi da tennis, che come è stato sottolineato dal presentatore datano dal 1936, è passata tutta l'Italia tennistica, nel vero senso della parola. È passato un campione italiano come Aprili nel 92, ha vinto il nostro torneo. Sono passate le migliori atlete femminili italiane degli anni 90, perché dal 98 fino al 2010-2011 il torneo è stato femminile di categoria A, quindi è sicuramente per noi un grosso motivo di orgoglio che un piccolo comune di alta montagna come Bovegno riesca a supportare un torneo così prestigioso. Penso che una continuità di 55 anni in Italia sia riscontrabile in pochi tornei. Quello che noi vorremmo, ad esempio, da Regione Lombardia, io parlo anche da ex consigliere regionale, perché ho fatto due legislature in Regione e mi occupavo anche di sport. Tra l'altro, due leggi che sono attualmente ancora in vigore mi hanno visto come relatore, quello che l'ha costruita. La legge sui maestri di sci l'ha fatta il sottoscritto nel 93, penso sia ancora in vigore, ma con le modifiche che sono intervenute al tempo. E la stessa legge sulla caccia, che è stata fatta anche quella nel 93, l'ha instradata il sottoscritto ed è ancora quella che in larga parte, pur con le modifiche che sono intervenute, regola l'attività venatoria in Regione Lombardia. Quindi quello che noi ci aspettiamo dalla Regione è sicuramente una maggiore attenzione a questi grandi piccoli eventi, cioè che sono grandi eventi ma magari vengono portati avanti in piccole realtà che non hanno tutte quelle risorse per supportare questo tipo di eventi. Ci sono i grandi eventi che la Regione Lombardia ben fa a supportare, però quello che noi abbiamo riscontrato con la Regione, abbiamo sempre avuto un sostegno forte, in primis dall'amministrazione comunale, che è quella la promotrice numero uno di questo torneo. Poi l'abbiamo sempre avuto forte dalla comunità montana, dalla provincia, eccetera, eccetera. Con la Regione ci sono state un po' di difficoltà, perché probabilmente le procedure e i parametri che vengono richiesti sono funzionali a dei grandi eventi. Si fa un po' fatica quando ci si deve rapportare con piccole realtà, quindi magari una maggiore attenzione alle piccole realtà che hanno bisogno di più elasticità. Cioè è difficile per un circolo di montagna che alla fine ha 40 iscritti, che supporta un torneo nazionale di quelle dimensioni, dover adempiere in maniera millimetrica a tutte le prescrizioni che Regione dà per ottenere dei contributi. Diciamo che il nostro è un torneo di alta qualità che complessivamente ci costa 15.000 euro più o meno, però facciamo un torneo di categoria nazionale. Questi 15.000 euro sono supportati in primis dal comune, da altri sponsor istituzionali e dagli sponsor privati, che però una realtà come quella di Bovegno non è che non ha la beretta sul territorio, cioè c'è artigiani che ti danno i 50, i 100 euro, i 200 euro e già in questi tempi incomincia anche a essere uno sforzo. Quindi se con più facilità la Regione potesse dare quei 1.000-2.000 euro sicuramente ci aiuterebbe molto. Quindi ecco, io l'auspicio che faccio è questo. Dall'anno prossimo, superata questa crisi che purtroppo ha penalizzato un po' tutti, contiamo di riprendere con questa tradizione tennistica che parte con l'intitolazione dal 1966, ma è erede di precedenti tornei che sono partiti dal 1951, sempre di categoria nazionale, e che in origine erano intitolati all'amministrazione provinciale. Quindi è una storia veramente lunghissima del tennis,
che portiamo con orgoglio e che contiamo di poter portare avanti ancora e per la quale contiamo molto sul supporto anche di Regione Lombardia. Quindi ringrazio l'assessore per l'attenzione e anche la presidenza Carzeri, con la quale abbiamo rapporti anche per tante altre cose, eccetera, eccetera, e speriamo insomma di questo, su questo sostegno forte da parte della Regione. Grazie. Grazie Corrado, ci ha parlato del torneo di tennis che è un'eccellenza sportiva del territorio della Valle Trompia. Importante è stato il sollecito verso l'amministrazione regionale per il sostegno alle società sportive, dopo sentiremo il nostro assessore che ci dirà tutto. Passiamo allo sci, lo sci è molto importante per la Val Trompia, sviluppo di turismo e di sport. Abbiamo Franco Tanghetti che è il presidente della scuola sci Tre Valli, nata nella stagione invernale 71-72. E di tutta la società impianti appunto che ci riguardano. Noi come maestri di sci, la mia scuola è formata di 34 maestri con tutte le varie specializzazioni, tra l'altro con le normative nuove, sono tutti formati, ogni anno abbiamo degli aggiornamenti, tra l'altro abbiamo iniziato un'attività molto importante sulla disabilità del bambino e quindi ho all'interno del mio gruppo della scuola dei maestri formati, aggiornati, e possiamo dare veramente un servizio importantissimo per quei ragazzi che non possono veramente fare delle attività da soli e affrontiamo tutte le disabilità del caso. Il mio intervento riguarderà due aspetti che riguardano la tematica per cui oggi siamo qui. Un aspetto riguarderà più da vicino il tema sullo sport disabilità legato soprattutto alla pratica dello sci, che è una tematica da me approfondita in quanto maestro di sci e direttore di una scuola di più di 20 anni. Vorrei anche aggiungere che sono legato molto al Collegio Regionale e all'ANCI Lombardia, dove appunto anche questo martedì ho partecipato a un convegno importantissimo in Varsenale e dove abbiamo dedicato abbiamo sviluppato delle tematiche ancora più importanti sull'insegnamento del disabile. Tutti siamo d'accordo nell'ritenere che lo sport è la formazione pratica, educativa, capace di aggregazione sociale, coesione e reale inclusione nel caso della disabilità, che più che mai contrasta a forme di discriminazione e diviene un fermo strumento di inclusione sociale e soggetti che convivono con forze diverse di disabilità fisiche e psichiche, intellettive, relazionali, varie e sensoriali. Ma andiamo nel dettaglio. Grazie all'uso di attrezzature specifiche e particolari accorgimenti, i nostri maestri opportunamente formati, e tra l'altro voglio dire che tra l'altro la formazione per l'insegnamento del disabile, il maestro di sci deve fare aggiornamenti ogni anno, e non solo di un giorno ma anche di una settimana, sulle piste di sci e anche in aula. Quest'anno tra l'altro noi come scuola sci Tre Valli ci sono aggiunti altri due maestri giovani che parlano correttamente anche l'inglese, che abbiamo avuto le richieste fino all'anno scorso. Ragazzi, addirittura sono dei ragazzi che non riescono nemmeno a stare in piedi, dobbiamo insegnare seduti su dei attrezzi che abbiamo costruito noi personalmente e poi fortunatamente il Collegio Regionale dei Maestri di Sci ci ha messo a disposizione. E dopo noi ci siamo accorti che dopo 4-5 lezioni questi ragazzi riescono
a vivere l'emozione della neve. Questo è un risultato per noi maestri veramente molto ricco di soddisfazione e di socializzazione. Permettetemi di riflettere su un altro aspetto, lo sport in generale e lo sport in Valtrompia. Purtroppo delle volte ho dovuto constatare che a livello di delle scuole elementari e anche non solo, medie e così via, c'è poca attenzione sullo svolgimento delle attività per i nostri ragazzi. Forse è dovuto al costo esagerato di attrezzature che, per esempio, nello sci abbiamo notato che i costi sono aumentati e abbiamo avuto parecchi abbandoni di ragazzi che promettevano bene a livello a scala nazionale, a livello didattico e a livello atletico nelle varie manifestazioni sportive agonistiche. Sì, è vero che qualche ragazzo è arrivato in Coppa del Mondo e noi vantiamo, ad esempio, in Alta Valtrompia abbiamo avuto un campione che ha vinto una gara di Coppa del Mondo, Ivano Dalini ad esempio. Abbiamo Didoni Alberto, che in questo momento è ancora responsabile dei 10esisti in Coppa del Mondo. Quindi abbiamo costruito e abbiamo ancora dei bei tennisti che portano il lustro portano in giro il marchio della Valtrompia. Le famiglie purtroppo in questi periodi lo si costa per le attrezzature, per l'avvicinamento agli impianti, e quindi stiamo notando che in questo periodo abbiamo meno adesioni e questo ci preoccupa parecchio. Quindi io chiederò sicuramente alle istituzioni di starci più vicino, perché abbiamo bisogno, in particolar modo in questo periodo. Quindi lo sport diviene un discorso culturale. Coinvolgere le scuole, che spesso si sono mostrate poco coinvolte e resistenti a qualsiasi coinvolgimento. Abbassare i costi, quello dipenderà un po' anche da noi, dagli impiantisti. Promuovere la pratica sportiva attraverso un impegno serio e che coinvolge le famiglie, aiutandole a sopportare i costi, investire davvero sui giovani. Lo sport, ripeto, è una pratica educativa irrinunciabile, capace di prevenire disagi sociali, risorse per migliorare il benessere psicofisico e fonte di inclusione sociale. Ecco, io qua davanti a tutte le forze politiche che vedo rappresentate dalla Comunità Montana, da Otelli, da Galberti della provincia, della regione Lombardia, sicuramente noi chiederemo qualche sostegno, qualche aiuto e magari anche qualche incontro in più. Noi come maestri ci siamo e siamo tutti a disposizione. Grazie a tutti e buon convegno. Ringraziamo Franco Tanghetti, maestro dei maestri dello sci, per passare adesso alle arti orientali. E adesso parliamo di Goshin, Karate Do e Ginnastica Club Marchino. Abbiamo il presidente Mario Fausti che il 12 ottobre 74 conquista la cintura nera primo dan e da lì comincia la sua attività. Va bene, mi metto qui. Posso tenere la mascherina? Si sente ancora? Buongiorno alle autorità, intanto sono qui, non mi dilungo troppo, come ha fatto il mio amico Franco là, che gli ho fatto due volte così italiano. Questo è il mio istruttore, basta Alessandro, che consigliere addetto allo sport, con la delega allo sport del Comune di Marcheno, è in palestra con me, una cintura nera, terzo dan, istruttore. Parlo un po' di me, che ho 72 anni, ben portati, penso. È una vita che faccio arti marziali, ho cominciato nel 1970 con il maestro qui di Gardone, Girardoni Francesco, mitico, compianto, che ci ha lasciato quest'anno. Ci ha lasciato niente e da allora abbiamo cominciato l'attività insieme. Importante del capire della disciplina del karate. È una disciplina che si tramanda dal Giappone, pian pianino si è evoluta, pian pianino. Una volta non c'erano i bambini, adesso abbiamo tanti bambini in palestra, per esempio, che imparano bene la disciplina, soprattutto la disciplina con la D maiuscola. I genitori sono contenti, vi dico un particolare così veloce,
tante telefonate, quando è che cominciate? Quando è che cominciate dopo la chiusura? Perché anche i genitori con i bambini è dura. Adesso rispettando le regole, speriamo andando avanti, perché mi sa che sono nubi oscure ancora, andiamo avanti, vedremo il proseguo. Sono una cintura bianco-rossa sesto dan, che è il massimo della Federazione Italiana Karate, perché bisogna distinguere. La federazione è la FIGILCAM, Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali, la FIGILCAM, che è quella sponsorizzata dal CONI, che ci ha riconosciuto, è quella italiana, perché in Italia ce ne sono di federazioni, però non sono affiliate al CONI, è una. Loro possono organizzare anche, facciamo un po' di distinzione, anche i campionati italiani, ma di che cosa? Delle loro associazioni, campionato italiano di magari di 5 palestre insieme, che non è campionato italiano. Noi facciamo i veri campionati italiani, che cominciano con i provinciali, i primi tre vanno ai regionali e gli altri dei regionali, i primi tre di tutte le regioni d'Italia, 20, 21, quante sono? 21, di tutta Italia vanno al campionato italiano, che è diversa la cosa avere un campionato così. Abbiamo vinto due volte il campionato italiano con due ragazzi proprio qui nella nostra valle, e che è un bel risultato, perché nelle arti marziali guardate che è abbastanza dura. Dopo sembra a dire le arti marziali, io a 72 anni sto facendo ancora esami. Il bambino che viene in palestra dalla cintura bianca fino alla cintura nera passano almeno 5 anni, nel senso che deve costruire il cammino. E quando arriva ovviamente la cintura nera, non è un altro percorso. C'è la cintura nera, primo danno, secondo danno, terzo danno, quarto danno, quinto danno, sesto danno, cintura non nera, ma bianca, ma bianca rossa, che è il finale. E fino al terzo danno si può fare l'esame in regione, facciamo sempre a Milano più o meno, con la commissione regionale e nazionale naturalmente. Dal terzo anno in poi si va a Roma, e dopo lì bisogna fare una tesi, che è un argomento, due o tre argomenti che la federazione indica, giustamente, tutti gli anni cambia, e si va a Roma, si fa sia la pratica che la teoria, e è giusto che sia così. È una vita di esami, adesso sono un po' stufo, però sono stanco, cominceranno loro. A Marcheno andiamo bene, dopo chiudo, a Marcheno abbiamo un'associazione che si chiama Il Goshin Karate do Valtrompia, che è sempre stata chiamata così dagli anni 70 ancora, e abbiamo una sezione a Sarezzo con istruttori a Sarezzo, Rinaldo, Archetti e Rosaria, due marito e moglie, e poi a Cailina, frazione di Villa Garcina, a Inzino e a Marcheno, abbiamo quattro sezioni. Il gruppo ce l'abbiamo completo, con 120 tra bambini e adulti, tutto insieme, dai, un bel gruppetto tutto insieme, e andiamo avanti. Adesso abbiamo un bel po' di istruttori, una decina, ognuno con i propri compiti, e andiamo avanti così. Alessandro, vuoi dire qualcosa in merito alla nostra palestra? Buongiorno a tutti, sicuramente siamo molto orgogliosi del fatto che tanti ragazzi, bambini, continuano a venire alle nostre palestre. Il karate è una disciplina molto particolare, come ha già detto il maestro Mario, richiede molto impegno ed è un percorso abbastanza lungo. Vedere ancora tanti ragazzi, tanti bambini che continuano a entrare in palestra sicuramente dà molta soddisfazione. Visto il periodo, la nostra federazione ha adottato dei protocolli molto, molto rigidi, che però ci permettono ancora di continuare i vari allenamenti nel rispetto delle regole e della salute dei ragazzi. E speriamo di continuare così e che tutto possa migliorare, ecco. Scusate, mi ero dimenticato della mia ginnastica. C'è anche la ginnastica, la ginnastica del Marchino, che ha fondato nel 1980, e due discipline, la ginnastica dell'arcinologia per fitness. E in più l'aerobica step. Ecco, lì ho un paio di istruttrici che vengono da Lumezzane. Attualmente siamo su Abruzzo, adesso nella palestra comunale. Anche lì un bel gruppetto di donne, una cinquantina tra la ginnastica e l'aerobica. E si va avanti pian pianino con le difficoltà che ci sono. Ricordo che siamo nel sociale, non siamo un'associazione a scopo di lucro, siamo una SD e lasciamo perdere tante cose. Anche chi ha problemi finanziari qui può venire gratuitamente, non c'è nessun problema. Le quote sono proprio ridotte, non dico la cifra, ma fate il conto voi, 8 allenamenti che dalla cifra che pagano, che versano la quota sociale,
sono 3 euro per allenamento, 3 all'ora, quindi vedete che siamo lì, eh? Facciamo tanta, non dico beneficenza, però va bene così, ma stiamo lì proprio a essere fiscali, ecco, grazie. Grazie a Mauro, Mauro Fausti del Goshin Karate. E ci avviciniamo verso la fine di questo quartetto di società sportive, chiamando il presidente Ivan Pellizzari della SD King Boxing Team Villa Carcina, campione del mondo di full contact, categoria 63 e 5 kg. Buongiorno a tutti, sono Ivan Pellizzari, qui in Val Trompia rappresento un po' gli sport da combattimento, quelli non proprio classici con arti marziali. Io rappresento un po' la box, la kickboxing, tutto quello che riguarda il ring. Mi sento oggi di rappresentare qui anche le MMA e gli sport considerati un po' duri, dato gli ultimi fatti di cronaca che hanno un po' oscurato i nostri sport. Prima cosa che voglio dire, i nostri sport e i nostri ragazzi non sono quelli che i giornali hanno detto. La gente che viene in palestra da noi viene a imparare una disciplina, viene a imparare delle regole, viene a imparare la fatica, il sudore, perché nonostante non siano pagati, perché alla fine siamo sport minori, non abbiamo grandi sponsor, noi quando facciamo le manifestazioni andiamo casa per casa, tra virgolette, a raccogliere i 100 euro per far combattere i ragazzi in casa, per dirlo. Non ci sono grandi sponsor, però vengono a imparare la disciplina e il sacrificio. Questi sport, io senza vergogna dico che sono tra i più duri al mondo, perché il ragazzo ha una preparazione atletica a 360 gradi, il ragazzo che combatte a 360 gradi, troverete il pugile che gira a corsa, in pista lo troverete a fare nuoto, e in più, oltre alla preparazione atletica e la difficoltà, ovviamente andando sempre a lavorare, parlando di ragazzi che combattono a alti livelli, oltre alla preparazione atletica e le difficoltà che ha, si prendono le botte, perché si prendono, signori, non si fa per finta, non è il wrestling che si guardava alla televisione. E quindi ci tengo a dire che i nostri ragazzi non sono quelli che hanno fatto il misfatto di Colleferro, non siamo tutti così. Sicuramente ci sono delle marce anche nelle nostre palestre, però io dico soprattutto al genitore che porta il ragazzo, devi guardare il maestro, guarda l'istruttore che trovi in palestra. Se un istruttore, un maestro di arti marziali, di sport da combattimento, ha una moralità, ha un certo modo di insegnamento, una certa disciplina, il ragazzo verrà su dritto. Se già ci siamo capiti, quindi secondo me un maestro con una certa moralità, una certa disciplina ha la sicurezza di un ragazzo comunque disciplinato, che non va in giro a far casino, che si deve allenare. Io per esempio, quando per diventare campione mondo, andavo a correre dalle 5 alle 6 di mattina, prendevo, andavo in officina, perché sono 25 anni che lavoro al Mezzane, sempre nella stessa azienda, dalle 7 alle 5 e mezza, 6 la sera, quando si potevano fare gli straordinari, e poi la sera in palestra altre 2 ore, così 7 giorni a settimana. L'ho fatto per 3 anni, prima ho fatto un po' di gavetta, sono diventato campione europeo, poi campione del mondo pro qui a Lumezzane nel 2013, difeso il titolo nel 2014, sempre a Palazzo Parmezzane, sono l'assessore di sport kinetica, ringrazio, e ovviamente cito anche il mio maestro Giovanni Menda, legandosi anche alla caccia e anche il registro del quaglio Lumezzane, e quindi diciamo che lo sport e la caccia sono andati tutto insieme nel mio percorso. Poi l'ultima cosa che voglio dire: lo sport da contatto sta andando sempre meglio anche per le ragazze. La metà dei miei atleti agonisti sono donne e contattano anche di contatto pieno col KO, per intenderci, ok? Sul sociale, noi nel nostro piccolo a Villa Carcina sono 3 anni che facciamo comunque progetti con i ragazzi disabili. Facciamo un percorso una volta a settimana, venivano a trovarci in palestra sabato mattina con tutte le associazioni per i ragazzi disabili di Villa Carcina. E
e questo è un nostro piccolo vanto, perché appunto i nostri ragazzi li tiravo dentro in questo progetto e a lavorare, per lavorare anche con i ragazzi, con gli uomini con una disabilità, da far capire quanto sono fortunati loro già solo avere la salute. Questo era una piccola cosa. Poi, quanto riguarda lo sport, chiudo. Lo sport adesso è difficile, però ci rimbocchiamo le maniche e partiamo. Io sono anche vicepresidente della polisportiva di Villa Carcina. Polisportiva di Villa Carcina che adesso, parlando del nostro piccolo paese, per aprire ha preso in mano le palestre del territorio e tramite sanificazioni, protocolli Covid, siamo riusciti a ripartire nonostante le grandi difficoltà che ci sono. Adesso, come adesso, faccio un esempio, non avrebbe senso andare avanti perché non ci sono gare, però per tenere lo spirito della palestra, lo spirito del gruppo, fino a che si potrà avanti, si andrà avanti lo stesso. Ieri eravamo in 14, tutti nei nostri 8 metri quadrati, però non va bene, anche se non c'è il combattimento, l'importante è, ritornando al discorso originale, è la disciplina, l'origine, il senso anche di, adesso non voglio esagerare con i termini, però famiglia che ti può dare la palestra. Ecco, io ricordo appena un piccolo spazio, siamo a Villa Carcina, chi ci vuole cercare comunque ci trova anche su Facebook, kickboxingteamcarcina.com, e abbiamo anche dei bei campioni di Valtrompia. Faccio una piccola menzione, che ho sentito che c'era il sindaco di Lodrino, abbiamo una ragazza che ha vinto gli italiani juniores, la Alice Borghetti, che se va avanti e ci darà ancora, secondo me, tante soddisfazioni. Vi ringrazio. Grazie a Ivan Pellizzari. Abbiamo trattato il tema dello sport, adesso abbiamo il tema della politica, e ricordo che siamo nella parte adesso conclusiva, e dopo l'assessore regionale allo sport parlerà il vicepresidente della provincia di Brescia Guido Galperti, il presidente della comunità montana Massimo Ottelli. Il tema è quello del territorio, lo sport, la disabilità ed è la fiera della caccia itinerante della Valtrompia, territorio e tradizioni di caccia, che appunto si sta svolgendo nel comune di Sarezzo. Allora, l'assessore allo sport della Regione Lombardia ha un altro appuntamento, quindi dobbiamo sentirla. Assessore, buongiorno. Martina Cambiani. Grazie, innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio anche per le testimonianze e per anche i discorsi di chi mi ha preceduto, perché mi hanno dato uno spaccato, una realtà sportiva della Valtrompia che è sempre utile ascoltare, sempre utile conoscere, sempre utile sapere, anche per indirizzare quelle che sono le linee programmatiche, i bandi, le iniziative che Regione Lombardia deve poi presentare sul territorio. Abbiamo ascoltato di sport e disabilità, sport e territorio, sport e natura, sport e professioni, sport di alto livello e sport anche dilettantistico per tutta la cittadinanza. In un momento in cui sia praticare che offrire sport è complicato e difficile. Stiamo leggendo in queste ore sulla maggior parte dei quotidiani nazionali che purtroppo si sta andando verso a una restrizione generale di quelle che sono tutte le attività, salvaguardando solamente le attività lavorative e scolastiche. Quindi lavorare in questo periodo nel campo sportivo non è assolutamente facile, non è neanche facile lavorare dal punto di vista di decisioni politiche in questo settore. In generale, quello che abbiamo cercato di fare, quello che faremo sicuramente, è quello di tutelare il più possibile l'attività sportiva di base e non. Sono state diverse le iniziative che abbiamo messo in campo, soprattutto in questi ultimi mesi, soprattutto ascoltando le necessità degli sportivi, degli impiantisti, delle professioni legate allo sport, e sono state diverse anche i bandi che abbiamo messo in campo. Vorrei citarne qualcuno, visto che è stato fatto presente anche la necessità di dare una mano anche alle piccole realtà. Noi
Abbiamo messo a disposizione 9 milioni e mezzo per l'impiantistica sportiva. Vorrei rassicurare chi è stato ammesso ma non finanziato che questo bando verrà rifinanziato col bilancio di ricerca che mi ha chiesto in graduatoria proprio con questa prima tranche di risorse che non è rientrato con il bilancio di dicembre. Abbiamo messo a disposizione quasi 4 milioni per sostenere le associazioni e le società sportive del territorio con tutti le spese extra che hanno dovuto sostenere, quindi acquisto di materiale di sanificazione, termoscanner e quant'altro, oltre all'attività ordinaria. Abbiamo anche dei bandi per sostenere le manifestazioni sportive, non solamente i grandi eventi sportivi come per esempio la Coppa del Mondo o altri mondiali o europei, ma anche manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio che fanno grandi anche le piccole realtà. Quindi anche da questo punto di vista stiamo dando una mano per sostenere gli eventi sportivi. Comparto neve, anche per quanto riguarda il comparto neve abbiamo dato delle risorse per sostenere gli impianti di risalita, ma anche per sostenere le professioni della montagna, quindi maestri di sci, ma anche per avvicinare gli studenti alle professioni della montagna. Stiamo predisponendo un progetto con la Fisi Alpi Centrali, quindi la Fisi di Regione Lombardia, per avvicinare tutti gli studenti alle attività e agli sport della neve. E anche con la disabilità abbiamo per la seconda volta avviato un progetto con il CIP, quindi il Comitato Italiano Paralimpico, per avvicinare i ragazzi, le persone diversamente abili alla disciplina sportiva, alle diverse discipline sportive laddove non praticavano attività sportiva. Queste sono le iniziative che abbiamo messo in campo, ripeto, sono periodi abbastanza duri, l'ascolto, il confronto con il mondo sportivo è più che mai necessario anche per rimodulare questa nuova ondata che purtroppo, ahimè, colpirà anche lo sport della Lombardia. Quindi, ripeto, ringrazio per l'invito, ringrazio anche per le testimonianze che ho ricevuto, si sono toccati diversi temi. E mi prendo l'onere venire incontro a tutte le necessità, soprattutto, ripeto, in questo periodo, per sostenere lo sport e anche le amministrazioni comunali impegnate a sostenere a loro volta lo sport in Val Trompia. Grazie. Grazie Assessore Martina Cambianghi, Assessore regionale, ora dalla Regione Lombardia alla provincia di Brescia con il Vice Presidente della provincia Guido Galperti. Sì, grazie. Ma innanzitutto devo dire che questa iniziativa che è partita da 5 o 6 persone, amici, associazioni, con l'idea di fare qualcosa di identitario che riguardasse le tradizioni e la caccia. In verità poi con la parola territorio davanti si è trasformata in una grande occasione, prima del Covid, durante il Covid, dopo il Covid e con la nuova situazione emergenziale che stiamo vivendo, di essere trasformata in una grande occasione di confronto, di dibattito e anche di tentativo di rassegnare all'opinione pubblica cosa avviene in una valle importante, cosa avviene nella nostra provincia. Quindi grazie a chi ha proseguito, a chi ha avuto la pazienza e la voglia di mettere insieme questi appuntamenti che vanno peraltro verso la fase finale. Tre cose velocissime, anche perché molti sono stati gli interventi che ci hanno preceduto e poi il Presidente della Comunità Montana entrerà ovviamente anche più nel dettaglio rispetto al lavoro che viene fatto in questa valle, in questo territorio. Loro sanno che come amministrazione provinciale non abbiamo delle più allo sport che riguardano o che possano riguardare la promozione sportiva o in particolare le manifestazioni, gli eventi importanti che riguardano lo sport agonistico. Però noi quando pensiamo allo sport, pensiamo all'attività, pensiamo all'attività sportiva, dobbiamo pensare anche nella sua visione più ampia, quella che viene definito lo sport popolare, che tutti
possono fare alla domenica mattina come avviene nei nostri territori. Quindi tre cose velocissime. Prima di tutto, compito l'amministrazione provinciale di lei insieme ai locali, città montana, e sempre quella supervisione sia con la regione Lombardia, è quella di infrastrutturare la provincia dal punto di vista sportivo. Cosa intendo? Penso a infrastrutturare essenzialmente due direttrici. Una è l'edilizia scolastica sportiva, perché la provincia ha competenze sulle scuole superiori, dove ci sono peraltro oltre 50 nel nostro territorio e che contengono al loro interno importantissimi impianti sportivi. Questi impianti sportivi, dopo un certo orario, attraverso convenzioni con i comuni, vengono utilizzati da tutta la popolazione. L'assessore Cambiari, peraltro, molto attento a questo tema, ci siamo anche sentiti in una fase complicata che riguardava la possibilità di riattivare le palestre anche fuori dall'orario scolastico. Come dicevo prima, il rapporto della regione per noi è molto importante. Quindi lo sport scolastico, le attrezzature dello sport scolastico, ma che noi sappiamo diventano patrimonio di tutte le comunità per dare ospitalità a tutte quelle associazioni che poi avete sentito che stamattina hanno rappresentato la loro attività. La seconda direttrice di quello che io chiamo infrastrutturare lo sport per l'amministrazione provinciale, stando dentro alle proprie competenze, riguarda ovviamente la montagna in particolare. Noi siamo una provincia montana, non marina, e quindi riguarda i sentieri di montagna, i percorsi di montagna, il rapporto con gli SCAI, la gestione e il consolidamento della rete dei rifugi alpini. Qui parliamo sia di sport popolare, ma parliamo anche di uno sport popolare molto specialistico, perché ovviamente poi queste infrastrutture, questi complessi museali per certi versi, no? La nostra montagna è un museo a cielo aperto, vengono fruiti su larga scala. Quindi credo lo sforzo di tutte le amministrazioni pubbliche, dei comuni, la comunità montana, la provincia, la regione, debba necessariamente ruotare intorno ad un'armoniosa ed effettiva concretizzazione di questi principi. Se non c'è al nostro interno questa sintonia e questa attività di, perché sono attività amministrative che comportano oneri non indifferenti, ma ho citato questo, ma potrei aggiungere la grandissima esplosione del ciclo pedonale. Ciclo pedonale, percorsi di montagna, percorsi per i bike, per come si chiamano le bici da montagna, per il mountain bike. Cioè c'è un'esplosione per certi versi, a mio avviso, che va anche un po' a ritrovarsi dentro le ragioni di questo periodo straordinariamente difficile che stiamo vivendo. Il tentativo di riappropriarsi della montagna, dei territori, dei laghi, e quindi questo però va accompagnato con anche infrastrutture che siano all'altezza. Finisco dicendo che qui in Valtrompia mi fa piacere che abbiamo parlato prima il maestro di sci del Maniva, Tanghetti, perché proprio in questi giorni la provincia di Brescia, d'intesa con la regione, ha potuto approvare prendere anche della proposta che un importante anche tra l'altro parte di un periodo ha presentato il comune di Barolino e di Coglio, che riguarda l'implemento del demanio sciabile presso il Maniva, che l'anno scorso è stata interrotto a marzo e credo fosse, però ci sia stata l'esplosione di questa località turistica dal punto di vista dello sci. Cosa vuol dire? Vuol dire che in regione è aperta una VAS, cioè una valutazione ambientale strategica, che dovrà valutare, consentire, poi sapete che in Italia i passaggi sono infiniti, sovrintendenze, vincoli paesaggistici, però dentro questo importante
tentativo difficile imprenditoriale vi è quello innanzitutto di sostituire gli impianti e di ampliare quella che è l'attività propriamente sciistica, rinnovando le infrastrutture e aprendo nuove piste, credo. Poi ci sono altri temi che riguardano soluzioni energetiche, alcune volumi di RTA, una strada in altra cosa, insomma è un progetto complesso, però adesso è nelle mani, è entrato nelle mani per la fase decisiva, noi ci auguriamo positiva, della Regione Lombardia, che attraverso la conferenza di servizi, alla quale anche noi siamo chiamati a partecipare, speriamo porti a un risultato importante. Se voi pensate che ci muoviamo verso Milano-Cortina, dove ci saranno le Olimpiadi invernali, no, abbiamo importanti demanziali nella nostra provincia. Sicuramente le Olimpiadi avranno tutto uno svolgimento complicato per quanto riguarda le sedi, però avere dei luoghi ben attrezzati anche per prove, per possibili sostituzioni e cercare comunque di entrare in questo circuito, oltre ovviamente a Ponte di Legno e Tonale, credo sarà uno dei nostri obiettivi più importanti, che non possiamo fare senza il supporto della Regione. Però ambiziosi, sì, però noi intanto proviamoci, muoviamoci e ripeto, senza infrastrutture, senza investimenti, anche lo sport, si può fare una bella camminata lungo un fiume, però se parliamo non solo di sport agonistico, ma anche di questa grande pratica sportiva che è ormai diffusa nei nostri territori, dobbiamo avere anche la consapevolezza che ci vuole qualcosa di più del semplice volontariato e del semplice dilettantismo. Grazie. Grazie al vicepresidente della provincia Guido Galperti, adesso l'assessore regionale Martina Cambiaghi e il vicepresidente della provincia ci lasciano, vedranno il resto dei commenti sui nostri social, su Facebook, nella pagina Valtrompia 7 e su YouTube, ma naturalmente anche tutto tramite l'emittente televisiva bresciana Più Valli TV. Con voi è sempre Sergio, con voi sempre dal comune di Sarezzo, nella sede di Valtrompia Storica. Prima di dare la tranche all'ultimo atto di questo nostro incontro convegno, dove vedremo il presidente della comunità montana Massimo Otelli, dove sentiremo Claudia Carzeri, consigliere regionale, dove sentiremo Floriano Massardi, anche lui consigliere regionale, e il saluto poi finale del nostro sindaco Ongaro Donatella, andiamo a sentire una tematica di sport riguardante il Lumezzane Calcio, e quindi chiamo il direttore generale Luigi Mancini. Buongiorno. Buongiorno. Niente, la nostra società di calcio Lumezzane ha vissuto in questi ultimi due anni delle problematiche importanti rispetto alla sua storia, nel senso che due anni fa la società storica ha chiuso per ragioni, diciamo così, di bilancio. Ne è nata subito dopo, a ruota, nel giro di un mese, una nuova realtà che ha raccolto le realtà già esistenti, la realtà importante già esistente sul territorio, e un rinnovato gruppo di imprenditori che ha deciso di, insieme appunto alla società che già esisteva, di rilanciare il calcio di Lumezzane. Noi siamo partiti ragionando su qual è e quale doveva essere e quale deve essere il ruolo di una società sportiva all'interno di una comunità, e per questo la base su cui abbiamo raccolto adesioni importanti è appunto questa, una presenza fortemente sociale, senza dimenticare gli obiettivi anche sportivi importanti, ma il radicamento della società all'interno del territorio deve essere e dovrà essere il punto fermo su cui sviluppare l'intera nostra attività. Noi abbiamo
una compagine sociale e un gruppo di sostenitori che sfiora le 80 realtà, 80 persone, in gran parte aziende ovviamente. Abbiamo un gruppo del settore giovanile fatto di maschile e femminile, che di circa 350 ragazzi. Abbiamo due prime squadre, una maschile e una femminile, che contano insieme circa una cinquantina di altri atleti. In più abbiamo due scuole calcio, per maschile e femminile, che contano grosso modo sui altri 50-60 atleti. Quindi una realtà importante, che vive di gran parte di volontariato. Abbiamo una struttura di circa 100 persone che permettono l'attività sportiva sui campi di gioco di Lumezzane e della Valtrompia, perché appunto il nostro movimento richiede anche il fatto di utilizzare strutture esterne, visto appunto la vastità della nostra struttura. E niente, quindi il nostro impegno è appunto questo: da una parte cercare di raggiungere gli obiettivi sportivi con tutte le diciamo così le iniziative del caso, e dall'altra parte rinnovare questo radicamento all'interno della nostra comunità. Ecco, il discorso comunità si sta sempre, il concetto di comunità come lo intendiamo noi si sta sempre più estendendo, considerando l'intero territorio della Valtrompia. Noi infatti abbiamo in questi due anni allacciato rapporti stretti e importanti e con tutte le società della Valtrompia, con società sia del settore dilettanti della FIGC, sia con settori del CSI, con oratori eccetera della Valtrompia, per cui la nostra presenza in Valtrompia è un rapporto alla pari con queste strutture. Noi proponiamo e mettiamo sul piatto, diciamo così, esperienza e qualità tecnica dove è necessario. In altre realtà invece il confronto con alcune società della Valtrompia, mi viene in mente la società proprio di Gardone Valtrompia, il rapporto è praticamente alla pari. Però quello che conta è che stiamo ragionando come un unico territorio, cercando di creare percorsi per i ragazzi che siano anche dal punto di vista morale accettabili, senza creare false illusioni, senza ipotizzare percorsi irraggiungibili e assolutamente fantasiosi, ma i ragazzi a cui piace il calcio gli creiamo insieme, dicevo, dei percorsi per cui ci sono vari livelli, ma quello che è importante è che i ragazzi possano giocare a calcio, ognuno magari nel proprio livello, ma continuando a fare lo sport che gli piace. Per fare questo c'è tutta una struttura dietro anche di professionisti, psicologi, educatori, istruttori qualificati che ovviamente sono funzionali per questo tipo di progetto. Ecco, questa in sostanza è la nostra società. Grandi ambizioni sportive, ma grande attenzione diciamo così agli aspetti sociali e del territorio. Per fare questo ovviamente il rapporto con le istituzioni è fondamentale e con le istituzioni locali. In questo caso noi siamo localizzati a Lumezzane con il comune di Lumezzane, stiamo lavorando in grande sintonia per l'adeguamento degli impianti, per progetti anche di nuove strutture funzionali allo sport, alla formazione, integrati diciamo così con le realtà sportive già esistenti sul territorio. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro. Grazie a Luigi Mancini, direttore generale del Lumezzane Calcio, FC Lumezzane Calcio, che ha parlato anche della tematica dello sport in questo ambito, di questo convegno dedicato al territorio, alla tradizione, alla caccia, il modo per stare in comunicazione con la nostra valle, la Valtrompia.
E adesso la parte politica, più espressamente territoriale, l'amico Massimo Otelli, presidente della comunità montana di Valtrompia e anche vice sindaco e già sindaco del comune di Sarezzo, quindi doppio gioco e triplo ruolo in questa casa saretina, nel suo comune. Allora, il tema dello sport è sicuramente sentito anche dalla comunità montana. La parola a Massimo Otelli. Sì, grazie dell'invito. Non mi ripeto a citare tutti i ringraziamenti fatti da chi mi ha preceduto, ma l'iniziativa che ormai sta volgendo verso la conclusione, abbiamo ancora tre appuntamenti, ha dimostrato di portare sul territorio tematiche che riguardassero sì la passione e la tradizione della caccia, ma veramente ha dato l'opportunità di affrontare tematiche care alla nostra Valtrompia, care a, diciamo, ai bisogni dell'intera nostra comunità. Sport in Valtrompia, come avete sentito e visto per chi ci sta seguendo dalla televisione Più Valli, abbiamo un territorio molto attivo, associazioni sportive dilettantistiche, alcuni settori che arrivano al professionismo, oggi abbiamo avuto una carrellata di diverse discipline, vorrei ricordare il ciclismo, vorrei ricordare tutti gli sport di montagna, vorrei ricordare tutte anche le altre attività che in Valtrompia vedono la possibilità di fare sport in tanti impianti sportivi. Le amministrazioni piccole, ma soprattutto quelle grandi, hanno potuto avere potuto fare investimenti sul proprio territorio di impianti sportivi e dotare per tutte le discipline la possibilità di fare dello sport. Oggi veramente abbiamo sentito tante dute che io entri nel merito di iniziative specifiche. L'attenzione è comunque, come tante altre tematiche, di affrontare, ascoltare i territori, gli enti locali, per poter con loro mettere in campo tutte quelle sfide che lo sport necessita. Mi fa piacere di aver sentito in tutti i rappresentanti dello sport stamattina parlare di giovani, di ragazzi, di educazione, quindi di formazione, perché da lì si parte e poi naturalmente se le doti atletiche del singolo sono significative portare avanti verso il professionismo, ma la possibilità di dare a tutti una concreta realtà di fare sport sul proprio territorio è veramente molto importante. E il ringraziamento più sentito va proprio a tutte quelle persone del mondo dello sport che su base quasi esclusivamente volontaria mette a disposizione del tempo per seguire i ragazzi, per seguire le discipline sportive e permettere a tutti di intraprendere qualsiasi disciplina sportiva, e quindi con loro veramente un ringraziamento profondo. Qui ne abbiamo visti veramente tanti, direi che sono tutti volontari dello sport e a favore delle giovani generazioni. Grazie Massimo. Poi quando sento parlare Massimo di sport mi viene in mente il lontano 1984-85, quando è nata Rete 5, e ora con Radio Press siamo alla continuità. L'unico programma sportivo fatto dalla mia radio negli anni è stato il suo, perché lui da ragazzino era appassionato di sport e mi inculcava a me, seguiva il calcio. Infatti il mio sindaco mi ha dato la delega allo sport perché il fisico non lo permette più, la passione per lo sport si ha anche nel fare atti importanti per favorire lo sport, questo è importantissimo. Va bene, grazie Massimo, abbiamo voluto ricordare qualcosa di territoriale, l'amico Massimo Otelli. Adesso dice tocca alla consigliere regionale Claudia Carzeri, che si sta preparando con il... Ok, ha chiesto il microfono rosso, ma cos'è, una questione di colori? No, perché questo ha parlato solo lui, invece con quello hanno parlato in tre. Ma la penso che l'abbia igienizzato però, Manuele, l'hai igienizzato prima? No, è per dire, perché è stato igienizzato, almeno questo l'ho visto. Claudia, parliamo di sport con te, che
ti occupi di stragani, anche questi giorni mi sembra che la tua proposta di mostra del tuo progetto di legge regionale sta iniziando a essere il suo risorso. Sì, comunque te la parola. Grazie, io vengo e ringrazio sempre voi che avete la città e la dai la volontà volontari, diciamolo, anche in questo settore di organizzare un bellissimo momento come questo, e ringrazio ovviamente l'amico Gasperini che tutte le settimane manda i suoi messaggi di informazione, e anche l'amico Signorini che ovviamente fa parte dell'organizzazione. Dicevate bene, oggi si parla di sport, territorio e disabilità, tre temi importanti che si possono tranquillamente collegare, soprattutto in territori come questi, dove la montagna la fa da padrone, dove i sentieri, le strade storiche, come dicevi tu, comunque sono un elemento imprescindibile. Rispetto a questo tema, come hai accennato tu, è partito l'iter in Commissione Agricoltura giovedì pomeriggio, dove abbiamo presentato il progetto di legge che ho già presentato a Marmentino quest'estate, ma che ovviamente riassumo in sintesi, di modo che chi non fosse stato collegato allora può conoscere. È un progetto di legge che nasce da un confronto col territorio che ho potuto conoscere e capire in questi mesi da consigliere regionale, insieme soprattutto agli amministratori, insieme ai volontari, insieme agli alpini, insieme al CAI. È partito un po' dagli amministratori la volontà di comunque rendere, mettere a sistema quelle che sono le strade storiche che sono il fulcro delle nostre attività montane. Anche se pensiamo all'Alta Valtrompia, in Maniva quest'estate ci sono stati 500 turisti che hanno frequentato gli ambienti dove ci sono bunker, trincee, ambienti che sono stati scoperti dall'associazione degli alpini, e sono gli alpini stessi che tutte le settimane si sporcano le mani, lavorano e coordinano i lavori per trovare queste bellissime realtà che devono essere messe in luce. Quindi il valore sicuramente sportivo, culturale e turistico, nonché anche infrastrutturale, perché come diceva benissimo Galperti, non c'è una di queste tre dimensioni se non ci sono le infrastrutture che ti portano fisicamente con la macchina nei territori e che poi ti fanno vivere i territori. Pensiamo, lo diciamo sempre, visto che siamo in Valtrompia, l'autostrada della Valtrompia, scandaloso quello che è successo, e non entro nel merito. Quindi un PDL che nasce proprio dal basso, tant'è che Massardi era presente con me giovedì, il consigliere del Partito Democratico, il collega, ha fatto la battuta dicendo: con chi hai condiviso questo progetto di legge? È nato proprio così, dal basso, con gli amministratori, con i sindaci, con coloro che tutte le settimane, come dicevo prima, si occupano di questi territori e cercano di valorizzare il più possibile. Un progetto di legge che non vuole solo far riscoprire queste bellezze, queste realtà e queste realtà che sono state oggetto di eventi nel passato, vediamo ad esempio i bunker, le regge della guerra mondiale che magari un po' utilizzati dalle parti, ma rimasti in segnale di un momento che è stato per tutti tremendo, cruciale, e che ha visto migliaia e migliaia di uomini sporcarsi e rovinarsi le mani per mettere in difesa il nostro paese. Inoltre la questione turistica che il PDL vuole avere è anche è di valorizzare il territorio e di mettere a circuito anche queste realtà, di metterle all'interno delle nostre fiere, quando Regione Lombardia vende il prodotto Lombardia ci siano anche queste realtà, sistemare la cartellonistica e renderla uniforme, e poi cercare di non solo recuperare questi reperti, ma di avere tutti gli anni la possibilità di avere una manutenzione ordinaria, perché è il costo maggiore sì recuperare, trovare i fondi per recuperare queste strade, ma tutti gli anni serve
per il proprio ripristino, anche magari leggero, un intervento ad hoc che finanzi la spesa per la sistemazione di queste strade. E ora, ovvio che noi lo diciamo sempre, questa è una proposta di legge del singolo, serve tutto un iter in commissione, poi serve un iter in aula e poi bisogna trovare le risorse per finanziarlo. Quindi iniziamo però un cammino che è stato molto molto condiviso col territorio. Oltre alle infrastrutture stradali sportive, è indispensabile per questi luoghi trovare le risorse per le infrastrutture digitali, perché sarebbe carino anche rispetto al mio PDL avere un'app che ti permetta di seguire i percorsi delle strade storiche di montagna, ti faccia capire dove sei collocato, dove puoi arrivare, quali ostelli ci sono, quali realtà enogastronomiche ci sono, eccetera eccetera. Però finché non abbiamo l'infrastruttura è difficile anche investire risorse in questa promozione, perché poi sono irrealizzabili. Chiudo dicendo due concetti importanti. Uno, che lo sport è essenziale per mantenersi vivi, per mantenersi in forma, per poter prevenire tutte quelle malattie che portano all'invecchiamento. Ovvio che in questo periodo, come diceva bene l'assessore, è difficile fare sport. Cerchiamo però di farlo in massima sicurezza, perché a mio avviso sport è uguale salute. A volte lo sport può sostituire un farmaco, pertanto se seguiti bene, se fatto bene, diventa determinante per una bella vita e una vita sana. Inoltre, chiudo davvero, visto che si parla anche di disabilità, lo dico perché ci sono tanti sindaci presenti e magari anche collegati, è stato finanziato, io mi sono molto, molto lavorato perché questa cosa si realizzasse, il bando per i parchi giochi inclusivi. In tutti i comuni abbiamo i parchi giochi per i bambini diciamo normodotati. Attraverso questo finanziamento siamo riusciti a trovare le risorse, tanti soldi, perché il bando si compone in più tranche, si chiude a marzo, di trovare le risorse per aiutare i cittadini ad inserire nei propri parchi anche un parco, integrare il proprio parco all'inclusività. Quindi anche per i bambini che non riescono ad arrivare al parco in maniera autonoma o a giocare insieme agli altri bambini. L'inclusività parte sicuramente dallo sport, ma deve essere declinata in tutte le infrastrutture sui nostri comuni, sul nostro territorio. È un bando che è finanziato fino al 95% delle spese ammissibili e può avere un finanziamento dai 10 ai 30 mila euro a fondo perduto. Pertanto fatelo, sindaci, perché è essenziale anche per avere un passo di civiltà ulteriore, visto tutto il lavoro che state facendo e che stiamo facendo. Grazie e alla prossima. Grazie a Claudia Carzeri, che appunto con noi ha voluto raccontare anche questo suo PDL, che è progetto di legge, perché magari qualcuno pensa al Partito della Libertà, sai, potrebbe fare il binomio, essendo tu di Forza Italia. Beh, un po' di ironia ci sta dopo tre ore di convegno. E se nell'arte c'è Sgarbi che ci magari rappresenta un'opera, ce la fa conoscere, ce la fa capire, in Regione Lombardia in tema di caccia c'è Vassarvi, che diciamo da solerte animatore è anche un difensore di questa tradizione che è legato alla fiera della caccia. E allora Floriano, tu hai la parte finale di questo nostro incontro di oggi. Ma il quesito è, ma la caccia è uno sport? Però ti lascio dire tutto quello che vuoi. A te la parola, Floriano Massardi, consigliere regionale. Sì, grazie. Io non ne faccio una questione di colori, visto del microfono. mi adeguo al giallo, anche se non è che lo apprezzi moltissimo. No, però, è il Vaticano, diciamo, dai, che lasciamo il Vaticano, indipendente. Visto che si stava facendo dell'ironia, ci sta anche questa battuta. Che dire, allora, innanzitutto il mio è sempre un sentito ringraziamento agli organizzatori che hanno dimostrato una capacità di essere flessibili in maniera straordinaria. Questo convegno doveva avere tutt'altra natura, in un'altra sede, ma ci si è riusciti a cambiare il programma in corsa, e questo è la
la capacità di questo comitato organizzatore a cui vanno tutti i miei complimenti per essere riusciti a confermare in un periodo così difficile che stiamo vivendo, stiamo entrando in una seconda ondata, nel pieno della seconda ondata, per cui veramente bravi per aver comunque dato voce, aver voluto dar voce a questa giornata, a questo tema legato allo sport. Allora, la caccia è uno sport, è un tema dibattuto, è un tema, è una domanda alla quale l'opinione pubblica è molto divisa. E io personalmente non lo ritengo uno sport, ma è una mia opinione, e altri la pensano in maniera diversa. La caccia per me è prima di tutto una tradizione, è una passione, è un modo di vivere, è un modo di essere, e talvolta fa parte di una cultura che è legata ad un territorio, alla territorialità. Per cui è evidente che però chi pratica questa passione fa anche sport, se vogliamo, perché naturalmente fa attività fisica quotidianamente, a parte il sottoscritto che nonostante sia cacciatore, quando nella stagione venatoria acquisisco qualche chilo, perché evidentemente nel mio capanno, anziché muovermi, andare a recuperare la selvaggina, mangio dei panini o mangio altro, per cui non perdo peso. Però al di là delle battute, credo che il valore intrinseco che la caccia porta comunque anche ad un benessere, fisico, diciamo, è fondamentale. Poi il progetto di cui ha parlato la collega, che è la promotrice del progetto sui sentieri lombardi, è fondamentale, perché i cacciatori poi sono quelli che anche usufruiscono dei sentieri, non solo, ma sono anche quelli che poi che li tengono in ordine. Quindi mi farò portatore di un suggerimento tra le associazioni da coinvolgere nelle audizioni. Io convocherei, magari riflettiamoci, ma anche le associazioni venatorie, perché sono quelle che poi presidiano, forse sono quelle che in assoluto presidiano il territorio, per cui i sentieri sono naturalmente un fattore importante, per cui non valutiamo magari, Claudia, di poter invitare anche a questo dibattito, ammesso che non ci abbia già pensato tu, perché non ho seguito bene ancora non sono entrato, pur essendo un firmatario del tuo progetto che condivido pienamente, apprezzo e ti ringrazio anche per aver avuto questa bellissima idea, non sono ancora entrato nel merito, lo farò nelle prossime settimane. E io oggi non voglio dilungarmi, ma voglio fare non parlare proprio prettamente di caccia, ma di situazioni spiacevoli che si stanno verificando in queste settimane nel territorio bresciano, di ordine di natura, diciamo così. Il primo sono dei sedicenti animalisti, dei personaggi squallidi, dei personaggi inqualificabili, che hanno rivendicato la distruzione e il danneggiamento di capanni di caccia nella Bassa Bresciana, nella Franciacorta in particolare, ma si sta diffondendo. È un comportamento, io credo, inqualificabile, ma che oltre a essere condannato va denunciato. I cacciatori che hanno subito questa violenza, io li invito a fare esposto. Io l'ho fatto per loro, mi sono recato in Procura della Repubblica martedì e ho depositato formalmente un esposto, perché le forze dell'ordine non devono solo pensare alla prevenzione, che è giusta, del bracconaggio, e ci mancherebbe altro, però questo è un fattore ancora più grave, secondo me, del bracconaggio, perché il distruggere, mettere a fuoco una proprietà privata, credo che sia un reato quantomeno equiparabile al bracconaggio, se non di natura superiore. Quindi vanno condannati. Ho chiesto e ho ottenuto un incontro al prefetto, contestualmente poi mi sono recato in procura, ho chiesto al prefetto la convocazione di tutte le forze dell'ordine, delle forze di polizia, affinché perseguano questo tipo di reato. Non ultimo, dopo aver depositato l'esposto, ho chiesto anche formalmente un incontro con il procuratore capo della Repubblica di Brescia, perché è evidente che qui la situazione sta precipitando
è un problema che può essere anche pericoloso, anche sotto un aspetto proprio della, della pubblica incolumità, perché poi quando il cacciatore si vede aggredito, si vede mandato in fumo un sacrificio magari di 50 anni di lavoro, potrebbe poi determinare anche dei comportamenti fuori luogo. Per cui dobbiamo fermare, dobbiamo prevenire. Il prefetto si è reso disponibilissimo e ha convocato per la prossima settimana, o convocherà, ci ha garantito, questo incontro con tutte le forze di polizia, a cui sarò presente anch'io. Probabilmente parteciperanno anche altri colleghi, diciamo, che seguono l'aspetto venatorio, come l'onorevole Fiocchi e la collega Mazzali. E questo è un primo aspetto che va denunciato. Ma non ce n'è uno, ce n'è un altro che è altrettanto grave, che è il comportamento invece delle forze di polizia, che io voglio qui pubblicamente denunciare. Ci sono alcune, naturalmente, io li considero gli integralisti, perché definire forze di polizia non fa onore all'arma dei carabinieri, perché qui stanno arrivando dei personaggi da Roma, mandati da Roma, i Soarda, i Noa e chi più ne ha, chi più ne metta, che stanno non facendo la prevenzione come è nel loro mandato, ma qui stanno facendo atti di aggressione documentati da filmati, da filmati video che sono circolati e stanno circolando in queste ore. Un cacciatore che non stava esercitando l'attività venatoria, per cui era a casa propria, era in una baita di montagna, è stato sostanzialmente, io direi, aggredito, è stato buttato a terra, e ci sono i filmati che lo documentano, nell'esercizio di nulla, perché lui non stava esercitando l'attività venatoria, quindi si configura anche un reato, tra l'altro, di violazione di pubblico domicilio. Però questa sarà poi la procura che indagherà. Però io faccio un appello, e per questo ho chiesto l'altro appuntamento che ho chiesto e che otterrò la settimana prossima è con il comandante generale dei carabinieri della Legione Lombardia, perché è opportuno che sappia cosa fanno i loro sottoposti, perché non è più tollerabile che delle forze dell'ordine abusino del proprio ruolo per incutere timore, per terrorizzare e addirittura in qualche caso per aggredire un cittadino che, bene che vada, sta esercitando un'attività consentita dalla legge dello Stato, che è l'esercizio dell'attività venatoria. Quindi questi sono comportamenti che vanno denunciati, quindi invito, e questa è la cosa più importante, perché giustamente il prefetto mi ha detto: tu mi stai raccontando delle cose gravissime, ma c'è la denuncia? Il problema è che poi il cacciatore spesso e volentieri ha paura a denunciare, ha paura perché poi ha pure della persecuzione che potrebbe subire successivamente. Invece bisogna denunciare. Io sto sensibilizzando, adesso alcune denunce stanno arrivando, stanno partendo, perché non bisogna avere paura a denunciare un atto violento, che sia da chiunque sia commesso, sia che sia commesso da un animalista piuttosto che da una forza dell'ordine, perché a maggior ragione, se è una forza dell'ordine, ha anche un ruolo e anche delle responsabilità ancora più gravi, perché è soggetto anche al tribunale poi militare, oltre che al tribunale penale civile, diciamo, del ordinario. Per cui io chiudo, non aggiungo altro. Oggi sono un po' arrabbiato, scusatemi se magari non ho parlato di caccia, ecco, come magari qualcuno poteva aspettarsi, però anche questo è rispetto di un'attività che ha una dignità, che è regolamentata da leggi e che giustamente i cacciatori devono rispettare, ma altrettanto devono rispettare i soggetti che magari non sono poi così d'accordo con questo mondo. E con questo vi ringrazio ancora. Buona giornata. Grazie Floriano. Una nota nel merito sulla questione anche di quello che ha appena detto. Io, come editore di radio privata, ho trattato la questione, come penso il giornale di Brescia e le testate locali, e quindi mi rivolgo televisivamente anche qua. Invito il consigliere capogruppo dei 5 Stelle a ricordarsi che io faccio il giornalista e dico quello che vedo, e non accetto che vengano a dire a noi editori cosa dobbiamo scrivere in base alle simpatie. Lo dico perché c'è stata una presa di posizione del 5 Stelle nei confronti della stampa locale bresciana, in particolar modo, in cui pare che noi scriviamo soltanto in base alle simpatie. Noi qui abitiamo e le montagne le conosciamo, e anche le persone le guardiamo negli occhi. Lo dico perché magari così. Io lo dico.
Hai vissuto in Svizzera, ecco, probabilmente stia in Svizzera la prossima volta, non venga qua a insegnare a noi che facciamo informazione da oltre 30 anni sul territorio. Sì, sì, è quello, grazie. Allora, siamo a conclusione e quindi la padrona di casa è il sindaco e poi il padrone di casa che ci ospita per i saluti finali. Donatella, una conclusione di questo convegno oggi completamente modificato, l'abbiamo completamente stravolto, ma alla fine abbiamo raccontato la Valle Trompia e l'aspetto sportivo nei suoi vari frangenti. Infatti è stata davvero una mattina molto produttiva secondo me, perché ci ha consentito davvero di avere una panoramica completa e precisa delle diverse realtà, della realtà molto variegata che è presente in Valtrompia. Quindi abbiamo conosciuto anche alcuni aspetti che io personalmente, ammetto, non conoscevo prima. È emerso in maniera molto chiara l'aspetto sociale, è stato più volte ribadito, l'aspetto sociale che viene curato proprio dalle varie società sportive. E quindi è molto importante anche un altro aspetto, secondo me, che è stato accennato anche da Massimo Telli, ma anche da altri, la funzione che hanno i molti volontari che operano nelle società sportive. Ancora una volta dobbiamo ringraziare davvero la volontà, l'impegno che ci mettono tutte queste persone, senza le quali probabilmente alcune delle società sportive non riuscirebbero a fare quello che stanno facendo. Quindi anche quello è un altro aspetto che sicuramente va rimarcato. Ecco, io in conclusione ringrazio comunque davvero tutti gli organizzatori per averci dato l'opportunità di star qua questa mattina a riflettere un attimo e soffermarci a pensare a verificare quelle che sono le realtà presenti, e a tutte le persone che sono intervenute, perché hanno portato delle testimonianze che secondo me sono anche molto significative, delle quali facciamo tesoro e ci serviranno poi sicuramente nell'attività che andiamo a portare avanti come amministratori. Grazie Donatella, allora io mi congedo da voi perché i saluti finali quest'oggi li lascio fare ad Armando Signorini, che è il presidente di Associazione Valtrompia Storica, che ha sede nel comune di Savezzo, ma che opera in tutta la valle facendo tantissime cose che servono a conoscere il territorio. Anzi, io sono contento di questa associazione presente nel territorio comunale savetino, perché Savezzo deve... parlo un po' orgogliosamente del mio paese, Armando, questa civetta che è presente nello stemma, no? Che rappresentava il fatto del passaggio di collegamento con le varie valli, perché chi deve andare in Val Trompia deve passare da Savezzo, chi deve andare in Val Gobbia deve passare da Savezzo, chi deve andare in Val di Gombio deve passare da Savezzo, quindi la centralità. E ho scoperto, rileggendomi Savezzo nella storia, che la civetta o gufo presente nello stemma era proprio questa possibilità nei tre castelli che c'erano nel comune, quello storico di Savezzo, quello di Testaforte, famosissimo, e quello eventualmente si intuisce in Palazzo Bogado di Zanano. Il gufo civetta rappresentava il fatto che c'era la sorveglianza sul territorio. Quello di Savezzo sarebbe quello del Palazzo Montini, che noi oggi chiamiamo ancora Castello, quindi abbiamo, infatti c'è via Castello lì per questo motivo. E allora, Valtrompia Storica è anche questo, sono anche aneddoti di curiosità, di conoscenza. E quindi ringraziamo lui, io vi saluto, i saluti finali da Armando. Grazie. Il comitato che deve ringraziare l'amministrazione comunale di Savezzo, Donatella Ongaro, detto giusto, in primis, per la disponibilità che aveva dato a svolgere questa manifestazione prima nella sala convegni della biblioteca e poi con gli eventi in palestra. Questo è proprio un segno che la nostra amministrazione saretina, dico nostra perché io sono di Savezzo, è molto attenta a queste tematiche. La giornata penso che si sia svolta bene, noi siamo soddisfatti come comitato e ringraziamo inoltre i consiglieri e gli assessori regionali Guido Galperti e l'assessore Cambiaghi per la sua presenza e il suo intervento. È molto importante, secondo noi, mettere a contatto le nostre associazioni, i nostri comitati con la pubblica amministrazione. E le pubbliche amministrazioni le sento sempre molto vicini a queste associazioni e a queste tematiche. È uno scambio di idea che favorisce tutti. Vi ringrazio, vi rimando all'appuntamento, al prossimo appuntamento che sarà presso la ditta Falco Arms, una visita a una ditta armiera e in seguito
se il Covid permetterà, il convegno sulla sanità. Grazie a tutti, buon pranzo. Grazie.